Iniziamo i lavori della seconda giornata e abbiamo un intervento video dell'onorevole Marco Di Maio. Un saluto a tutti gli amici e le amiche presenti oggi al congresso nazionale di FIAIP a Bologna. Purtroppo non posso essere con voi a causa degli impegni che mi trattengono qui alla Camera a Montecitorio, in particolare legati alla discussione sul decreto trasporti, però ci tenevo a farvi sentire la mia vicinanza, quella del mio gruppo parlamentare di Italia Viva e soprattutto delle istituzioni, in un momento nel quale la casa più che mai è al centro della discussione pubblica, ma io credo che anche col vostro contributo possiamo davvero fare un lavoro positivo affinché questa discussione sia una discussione positiva e non polemica. In particolare voglio ringraziare il Presidente Baccarini per la proficua collaborazione di questi anni, anche nei momenti più difficili della pandemia siamo riusciti a trovare comunque soluzioni per dare alcune risposte, ovviamente non tutte, ad esempio l'abolizione e la cancellazione della norma che prevede l'incompatibilità tra il ruolo di agente immobiliare e quella di collaboratore del credito è una norma che dobbiamo superare, sulla quale ci stiamo impegnando alacremente anche in queste ore con i provvedimenti che sono in discussione in Parlamento. E il mio vuole essere anche un messaggio di vicinanza, di disponibilità nel continuare, nel proseguire questa collaborazione. Ci sono veramente tantissimi aspetti che devono essere affrontati e credo che con la professionalità che manifestate quotidianamente nella vostra professione, ecco, questi aspetti, con un rapporto sano e corretto con la politica e con le istituzioni, possono essere in parte superati. Buon lavoro a voi, un saluto e soprattutto buon congresso a tutti i partecipanti. Grazie a tutti anche per l'esercizio d'ascolto. Un'altra comunicazione di servizio: una decina di persone ieri non ha restituito il votatore, per cui io mi limito ad accennare il fatto che alla fine del congresso diventa appropriazione indebita, per cui magari se l'avessero in tasca. Chiamo sul palco il delegato nazionale del contratto collettivo nazionale di lavoro e Basilio Mussolin per un intervento sul podio. Non ti ho annunciato, Giacomo. Prego. No, scusa la caduta di tono, ma è l'età. Buongiorno colleghi, buon inizio di giornata. Un saluto a tutti voi dalla piccola Basilicata, da tutti i suoi associati. Oggi è un giorno importante per tutti noi e spero di poter relazionare al meglio per quanto riguarda questo settore molto importante e particolare per tutti noi. Sono qui con il nostro consulente del lavoro sindacale, Basilio Mussolin, per relazionare su questo grande traguardo raggiunto dalla FIAIP. Credere per vedere. Dal 7 giugno 2021 abbiamo il nostro rinnovato contratto collettivo di lavoro di primo livello, abbiamo il nostro vestito su misura, abbiamo la nostra Ferrari. Rinnovato finalmente dopo 5 anni, voluto fortemente dalla FIAIP, dalla nostra squadra, composta dal sottoscritto, da Mario Lavarra, Aurelio Amelio e dal nostro amato Presidente Baccarini, siamo riusciti, con un pressing costante con le altre parti sociali, con i 3 sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL, per la prima volta tutti insieme a convergere verso questo grande traguardo, riconosciuto oggi da tutti gli esperti del settore per le novità che lo compongono. Poi il nostro consulente sindacale Basilio Mussolin ne spiegherà in seguito alcune particolarità. Ma è importante ricordare che FIAIP è l'unica associazione datoriale che partecipa alla stesura e alla negoziazione del contratto collettivo di primo livello, anche se quest'ultimo è per tutti gli agenti immobiliari d'Italia. La FIAIP ha voluto
fornire a tutta la nostra categoria uno strumento valoriale che rispondesse alle esigenze del nostro lavoro di oggi per dare risposte concrete a tutte quelle aziende proiettate alle sfide che il mercato e il cliente sempre più ci chiedono. Così come si è posta l'obiettivo di traghettare la nostra categoria verso quella P di professionalità che possa essere subito riconosciuta dal mercato e quindi dal nostro cliente a vendere e a comprare. Così come una FIAIP e la modalità di svolgere e certificare il nostro lavoro, questo contratto collettivo si pone come volano per andare in soccorso a tutte quelle agenzie immobiliari che vogliono traghettarsi verso queste nuove sfide che ci vedono impegnati oggi nel digitale a contrastare le PropTech, i portali, le banche, le reti sempre più aggressive e piene di giovani apriporta che tanti danni arrecano al nostro mercato. Per questi motivi appena elencati, non si può non conoscere e utilizzare questo strumento per sistemare tutte quelle situazioni borderline che tantissime agenzie immobiliari vivono giorno dopo giorno con tante professionalità e lavoratori che gravitano al loro interno. In che modo quindi questo contratto ci può aiutare? Adeguando e riclassificando le figure professionali all'interno del contratto collettivo, fornendo strumenti calzanti al nostro lavoro come in via sperimentale per i nuovi assunti, una retribuzione formata da una paga fissa più un compenso provvigionale sulla produzione realizzata, promuovendo anche l'inserimento di tanti giovani con lo strumento dell'apprendistato professionalizzante che in tutta Italia oggi, fino a 29 anni e in attesa breve di prolungarlo a 36, per favorire l'occupazione, permette di assumere per 3 anni con l'esenzione quasi totale dei contributi, che sono il motivo deterrente di tante agenzie per assumere. Quindi finalmente si può dare un futuro e una crescita professionale a tanti giovani utilizzati a consumo come apriporta, che tanti danni recano al mercato e alla nostra categoria. Ricordo a tutti voi che queste persone non ci possono stare al di dentro di un'agenzia immobiliare. Chi può stare quindi legalmente in un'agenzia? L'agente immobiliare abilitato con patentino e assicurazione, l'agente immobiliare mandatario sempre con patentino e assicurazione. Per inciso, l'assenza di copertura di un'assicurativa per il rischio professionale è punita con una sanzione amministrativa fino a 5.000 euro. E poi ci può stare il dipendente. Altre forme legalmente non esistono, ad eccezione dell'agente di commercio iscritto all'Anesarco che versa i contributi, che ha un contratto di agenzia, che porta un'informazione e viene pagato per quell'informazione e va via. Quindi le varie partite IVA come consulenti, come procacciatori di affari, come servizi vari, non sono contemplate, ma sono abusive. Non possono accompagnare i clienti, fare trattative sul prezzo, acquisire immobili, fissare appuntamenti. Non ci possono proprio stare dentro un'agenzia. Allora sapete cosa comporta per quel lavoratore e per quell'agenzia immobiliare che lavora in questo modo? Per il lavoratore il rischio di incorrere in un reato penale fino a 3 anni di reclusione e una sanzione amministrativa fino a 50.000 euro, oltre che la restituzione della provvigione percepita. Per il datore di lavoro che ha utilizzato queste persone, il rischio di incorrere in un reato penale fino a 5 anni e una sanzione amministrativa fino a 75.000 euro. Allora, cari colleghi, oggi tutti noi e la FIAIP abbiamo l'occasione unica con il contratto, in questo momento di ripresa dell'economia e del lavoro, di evidenziarci, di essere il faro per tutte le nuove leve, ma soprattutto per tutta l'opinione pubblica, se promuoveremo la politica del lavoro con campagne commerciali del tipo: vuoi un lavoro di crescita personale e professionale dove ti è garantita l'applicazione del contratto di lavoro e dove ti sono dati copertura assicurativa e formazione continua? Facciamolo diventare virale
nelle nostre realtà lavorative. Ne avremo giovamento noi e la nostra collettività. Oltretutto i costi sono veramente irrisori oggi se si assumono delle persone con lo sgravio. Per inciso, insieme al contratto collettivo, abbiamo anche un ente bilaterale, l'EBNAIP, che garantisce assistenza, formazione e attività istituzionale. Assistenza con una copertura assicurativa per morte e infortunio, ticket ospedalieri e visite specialistiche con il Sistema Sanitario Nazionale. Con pochi euro si dà tutto questo al lavoratore, ma soprattutto lo si dà anche al datore di lavoro. La conoscenza ci aiuta a migliorare, a garantire il lavoro agli altri. Formazione, con innumerevoli corsi per lavoratori e datori di lavoro che applicano il contratto collettivo. Vorremmo evidenziare che solo in questo ultimo anno abbiamo dispensato 30 appuntamenti formativi. Attività istituzionale, volta a promuovere il contratto di settore, la sua negoziazione e la stesura. La certificazione contrattuale tra due agenti immobiliari che lavorano nella stessa agenzia, rispettivamente a titolo di mandante e mandatario, che tutela il rapporto di lavoro tra due professionisti abilitati, opponibile ai controlli dell'ispettorato del lavoro. Quindi solo applicando il nostro contratto con il nostro ente bilaterale abbiamo questa opportunità. Utilizzare gli altri contratti non permettono di avere questa stessa opportunità che il nostro ente bilaterale ci può dare. Quindi, oltretutto, con questo nuovo contratto finalmente ci distanziamo per la prima volta in modo sostanziale con il contratto utilizzato normalmente per i servizi. Approvazione propedeutica per il piano formativo per l'inserimento di giovani fino a 29 anni con l'apprendistato professionalizzante, a breve fino a 36 anni. Come vi dicevo, faremo quel salto tanto ricercato dall'opinione pubblica per la nostra categoria. Qual è la cosa più preziosa che tutti noi vorremmo trasferire ai nostri figli, alle persone che ci conoscono e alle persone che lavorano con noi? Un futuro migliore, fatto di serenità, di sicurezza, di ambiente sano e di un lavoro sicuro. Allora, facciamo promuovere ed applicare questo contratto, perché questo ci permetterà di fare la nostra parte e donare la parte migliore di noi stessi. Colleghi, mettiamo la benzina alla nostra Ferrari, facciamola correre, perché oggi abbiamo la possibilità di tagliare il traguardo per primi. Venite più tardi a prendere la chiave che l'EBNAIP ha predisposto come cadeau per tutti voi, ricca di informazioni che vi permetteranno di accendere questo motore. FIAP c'è. Un saluto a tutti voi da Giacomo Mazzilli, Mario Lavarra, Aurelio Amerio, Danilo Lelli, Mirko Ceotto, Gennaro Strazzullo, Simona Tarallo, Basilio Musolin, Marco Parsifal, dal nostro amato presidente Giambattista Baccarini e da tutti i delegati di settore provinciale e regionali che hanno contribuito in questi 5 anni al raggiungimento di questo traguardo che ha visto l'aumento del 300% degli iscritti all'EBNAIP e all'utilizzo del contratto, consapevoli dell'enorme potenzialità di crescita che questo contratto rinnovato potrà portare a tutti noi. Soltanto se tutti noi avremo la possibilità con questa chiavetta di propagare queste informazioni ai nostri associati, ai consulenti del lavoro, avremo la possibilità di fare arrivare l'informazione giusta, poter togliere tutti questi ragazzi che sono apriporta, che non hanno nessuna conoscenza, che non scommettono sul futuro, per poter scommettere in questo lavoro, in questa professionalità, in questa P di professionalità. Grazie. Il nostro consulente sindacale Basilio Musolin, che potrà in qualche modo dare questi 2 o 3 aspetti così importanti e poi quando uscirete fuori, dove c'è il desktop dei giornali, potremmo consegnarvi questa chiave affinché possiate veramente farvene una conoscenza e poterla dare a tutti gli associati che ne hanno bisogno.
Grazie Presidente per il cortese invito e la cortesissima ospitalità. Saluto tutti i presenti e voglio intanto rassicurarvi, non vi illustro il contratto perché non è questa la sede, noi faremo delle iniziative che per chi sarà interessato potranno essere fruibili nel miglior modo possibile. Metterò in risalto alcuni aspetti, ne sono tre o quattro, ma molto rapidamente. Quando mi hanno contattato gli amici Lavarra e gli altri alcuni anni fa, il contratto che dovevamo rinnovare era la copia conforme del contratto del commercio. Poi abbiamo fatto un contratto leggermente diverso dal contratto del commercio, il contratto che era vigente fino a questo rinnovo contrattuale si discostava di poche cose e soprattutto non era neanche stato firmato dalla CGIL. Noi invece abbiamo oggi un contratto che è il primo dei contratti rinnovati, secondo è stato firmato da tutti i sindacati, terzo è stato firmato dai segretari generali dei sindacati. Io credo che già questo segni l'esito di un percorso che abbiamo voluto, che FIAIP ha voluto molto fortemente. E questo è veramente un fatto molto importante perché alcuni aspetti sono veramente innovativi. Ne cito uno solo. Ci siamo posti a volte la domanda, ma possibile che nel mese in cui ci sono forse meno transazioni, meno lavoro, eccetera, bisogna andare a tirar fuori anche tutti i soldi per la quattordicesima? E allora abbiamo spinto con i sindacati, e non è stato semplicissimo, per ottenere un meccanismo che consenta, laddove ci sia l'accordo del lavoratore e del datore di lavoro, di spalmare la quattordicesima sui vari mesi dell'anno, senza arrivare al periodo feriale con questa difficoltà. Può sembrare una cosa marginale, ma vi posso assicurare che toccare nel mondo dei servizi la quattordicesima è una cosa veramente che rasenta il tabù. Vi posso dire tra l'altro che noi siamo stati giudicati da una associazione, si chiama ADAPT e fa riferimento al compianto e amatissimo Marco Biagi, che dice del contratto: scendendo nel merito di questo rinnovo, le parti hanno portato a compimento un complesso lavoro di adeguamento del contratto alla realtà produttiva di riferimento, tentando di intercettare le evoluzioni di un settore non facile da rappresentare per la sua frammentazione. Come vedete, anche gli studiosi, ADAPT è un punto di riferimento anche per il legislatore molto spesso, e anche gli esterni ci riconoscono la bontà del lavoro che abbiamo fatto. E allora adesso bisogna, secondo me, ancora di più valorizzare il contratto e gli strumenti che ci sono. E qui già Mazzilli ha parlato della bilateralità, ma in questi mesi si sta sviluppando una trattativa molto importante che consentirà, senza incrementi di costo, di passare ad una forma di assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale molto più importante per il numero di persone che sono coperte e per il tipo di copertura che consente, rispetto a quella che già molto interessante fornisce EBNAIP. Si tratterà di vedere come inserire i lavoratori e gli agenti, che saranno anch'essi coperti, nel mondo di CADIPROF, che è la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i professionisti. Anche questo, vedete, è un modo per allontanarsi un po' da quel mondo che fino a una decina d'anni fa ci fagocitava. Un ultimo riferimento: tutto il quacervo di domande,
già ne parlavamo con alcuni amici, che vi vengono in merito al contratto, trova risposta, perché posso annunciarvi che da qualche mese la struttura che io presiedo, si chiama Nous, è a disposizione gratuitamente dei soci di FIAIP per rispondere a tutte le domande relative all'intero mondo del lavoro, nel senso l'applicazione del contratto, ma anche la difficoltà di inserimento di lavoratori che magari potrebbero essere inquadrati come lavoratori a contratto oppure no, cioè tutto il mondo, anche i rapporti con INPS, INAIL, eccetera. E oltre a questo, ovviamente, la mia struttura propone la copertura del servizio Libri Paga con dei prezzi assolutamente concorrenziali rispetto al mercato. Ma questo non è uno spot, ma era semplicemente la volontà di illustrarvi, perché in questo momento non mi metto a parlare dei vari punti del contratto. Ci saranno dei seminari di illustrazione del contratto che sicuramente potranno essere seguiti nel modo migliore possibile, sia in presenza oppure ancora in teleconferenza. Io credo che noi abbiamo rispettato Mazzilli, Lavarra, Amerio, io, un mio collaboratore che avete sentito, Marco Parsifal, abbiamo rispettato queste indicazioni, no? Questa strana formula, ieri il presidente Baccarini la avvicinava a una sostanza, no? Questa LSI di cui si è parlato, ma io credo che questo contratto si inserisca perfettamente in questa linea di FIAIP: lavoro, sindacato, innovazione. Abbiamo lavorato molto, devo dire che c'è stato un lavoro certosino di Lavarra che è stato veramente prezioso. Pensate che noi abbiamo già il testo unico contrattuale e questo lo dobbiamo veramente a Lavarra, che ha lavorato tantissimo per questo. Normalmente si fa un'ipotesi d'accordo e poi dopo vari mesi si fa il testo unico contrattuale. Invece è stata la sua pervicacia che ci ha consentito di arrivarci. Bene, allora io con questo ho terminato. Spero di poter essere ancora per parecchio tempo a vostra disposizione, potervi incontrare personalmente o al limite per mail o per telefono. Ringrazio ancora della fiducia che mi hanno accordato, che ci hanno accordato il presidente Baccarini e l'amico Righi, e per l'amicizia e la collaborazione ancora una volta Mazzilli, Lavarra e Amerio. Grazie e buon proseguimento dei lavori. Grazie. Abbiamo un contributo video ora di un altro amico di FIAIP, che è il senatore Collina. Non lo abbiamo. Lo abbiamo. Scaletta il senatore Collina, mi hanno detto, dimmi? È in presenza. Fede in presenza, il senatore Collina ha... Quindi chi chiama? Rettifico, abbiamo un altro amico di FIAIP che è il senatore Fede ed è in presenza, quindi abbiamo una doppia fortuna. Buongiorno a tutti, grazie e onde evitare gli scherzi a tecnologia in presenza salvo il collega Collina. Innanzitutto congratulazioni e complimenti. Dal basso non si vedeva, ma dall'alto è un colpo d'occhio meraviglioso e io penso che questo esprima la capacità della vostra associazione
di saper lavorare ed aggregarsi, quindi 45 anni di storia, 700 delegati, 10.000 agenti, 15.000 agenzie. È veramente il senso di un lavoro fatto bene. Io questa mattina mi sono svegliato in hotel con la vostra pubblicità che passava sulle reti nazionali, quindi vedere la rappresentazione di una professionalità, perché della vostra sigla quella che mi ha sempre colpito di più è la finale, la P, professionale. Ed è quell'espressione di lavorare con qualità, con capacità, con aggregazione, e sapendo che oggi siete alla fine di un percorso di mandato e vedere che c'è una squadra unica che riconferma l'amico presidente Giambattista Baccarini e la squadra che lo sorregge, è un bel segnale, soprattutto per me che vengo dal mondo della politica, che è famosa più per frazionarsi, per dividersi e per non riuscire spesso a lavorare con lo stesso obiettivo che dovrebbe essere quello di portare beneficio agli italiani. Cito l'esempio internazionale, brevemente, poi torniamo un po' sul pezzo immobiliare, di quando parlavo con l'amico e collega Luigi Di Maio e mi diceva che la differenza fra l'Italia e la Germania, se uno va nel palazzo omologo di Palazzo Chigi, c'è una foto che rappresenta, nel caso specifico, la Merkel per un periodo di 16 anni, nello stesso arco temporale c'è una parete con tante facce diverse che si sono susseguite in tanti anni e vuol dire come non si è avuto la capacità, al di là della libera partecipazione democratica, di avere un'unica rappresentazione che dà continuità ad un'azione. E penso che quello che voi state facendo oggi, e questo penso che sia un punto di pregio, e per questo vi faccio i miei complimenti. Per quanto riguarda invece il settore immobiliare, che è quello che caratterizza la vostra storia lavorativa e anche la mia esperienza professionale, io penso che oggi stiamo vivendo un momento in cui l'Italia è in grandi difficoltà per tante problematiche, l'ultima è il Covid, però vedo che in questo settore ci sono grossi segnali di ripresa e questi grossi segnali li abbiamo accompagnati anche con una serie di provvedimenti che inevitabilmente vanno a impattare sul vostro lavoro. Io mi ricordo quando venni a Napoli l'ultima volta e si parlava chiaramente di una giusta analisi sulla qualità del patrimonio immobiliare, sulle caratteristiche del mercato italiano, delle case italiane, e si parlava appunto della difficoltà di lavorare su immobili spesso non in condizioni eccellenti, spesso con tante problematiche. E allora è su questa logica che l'azione del governo e del Parlamento si è basata molto negli ultimi anni e devo dire con orgoglio anche la mia forza politica ha spinto su certi provvedimenti. La notizia più recente è la proroga del superbonus 110% e io penso che non ci sia misura migliore che possa portare risultati al mercato italiano, all'economia italiana, perché non dimentichiamo che l'edilizia è il settore trainante che poi muove a cascata una serie di settori, quindi dalle forniture, gli artigiani, i mobili, inevitabilmente il vostro mercato e il vostro settore in cui potete trovare e proporre e recepire sul mercato immobili di qualità, perché questo deve essere l'obiettivo, dove qualità corrisponde a sicurezza, corrisponde a un minor consumo e a minori costi nella gestione di un immobile, nel minor impatto ambientale nel mercato immobiliare, nel riqualificare e nel garantire la sicurezza di quelli che possono essere gli eventi sismici in cui l'Italia è sempre colpita. Quindi sapete che c'è il superbonus 110% prorogato fino a dicembre 2023, è l'ultima notizia, dovrà essere confermata, è stata scritta nel NADEF, dovrà essere confermata in legge di bilancio, ma oggi è scritta ed era la richiesta che noi abbiamo fatto dall'inizio. È una misura che ha il nostro brand, lo dico con orgoglio, perché proprio da conoscitore del mercato immobiliare non dimentico mai quando noi davamo incentivi, comunque legittimi, comunque funzionali, per magari rifare i bagni e cambiare le piastrelle degli anni 50 con quelle di Valentino, mi scuso per citare un brand commerciale, ma oggi lavoriamo per migliorare le case sotto ogni punto di vista e questo sta creando una spinta al mercato fortissimo, tant'è vero che c'è stato anche un inevitabile aumento dei prezzi legato anche ad altri fattori, la difficoltà a trovare imprese, però ci sono numeri che sono veramente significativi, c'è un 3.180 in più di lavori per il superbonus, oltre 7 miliardi di investimenti in corso e quelli che verranno inevitabilmente dalla proroga di questo provvedimento. Per quanto riguarda il mio lavoro, io devo dire che con il presidente Baccarini ho un eccellente rapporto di continuità, lui interroga me come i miei colleghi di tutte le forze politiche chiaramente nel rapportare i vostri interessi e le vostre necessità, quindi questa cosa porta a
ha dei risultati, non sempre otteniamo tutto quello che si desidera, chiaramente nella difficoltà di portare avanti le proposte, però una delle cose che è stata passata è stato un emendamento per il ripristino del fondo originario di garanzia del Consap, quindi questo ha portato anche un incremento e un miglioramento delle attività sul mercato immobiliare. Quindi io con questo non mi vorrei dilungare più di tanto, vi faccio i complimenti perché 45 anni di storia vedo un settore che cresce, che si migliora. Io sono nato da tecnico in questo mondo quando c'era l'agente immobiliare che girava con l'agenda, che era un aspetto, una visione familiare legata più su un rapporto differente. Oggi, quest'anno sono stato cliente anche vostro di un'agenzia sul mio territorio, vengo dalle Marche, saluto l'amico Renato, Stefano, gli altri che ho visto, i vostri colleghi che conosco bene, quindi vedere che oggi c'è una prestazione professionale di qualità, di competenza, di consulenza, devo dire che è un bel segnale, di questo io vi ringrazio e con questo vi saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie. Ora siamo agli interventi degli associati, quindi chiamerò i vari associati sul podio. Abbiamo previsto, per stare nei tempi, interventi di una durata di 8 minuti circa, che non è poco, quindi vi abbiamo costruito un abito abbastanza comodo, se ci state dentro siamo contenti tutti. Inizierei a questo punto con Lorenzo Ciabilli e chiamerei sul palco Lorenzo Ciabilli. Si prepari Mario Tuctan. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto non posso che congratularmi e compiacermi per il quadriennio passato, no? Quindi semmai ce ne fosse stato bisogno, tante cose sono state fatte bene, tanti traguardi raggiunti e anche, devo dire, quella, semmai ce ne fosse stato bisogno, dare una grande prova nel gestire e affrontare la pandemia, e lì penso che il Presidente Baccarini, il Comitato Esecutivo e tutti noi sul territorio, supportati egregiamente appunto dai vertici nazionali, siamo riusciti a far fronte a una vicenda inaspettata, complessa, e siamo riusciti comunque a gestirla al meglio. Anzi, credo che perlomeno sul nostro territorio l'aver visto incrementare il numero degli associati ha sottolineato il valore e l'importanza di un'associazione, a maggior ragione, insomma, devo dire, di un'associazione come FIAE, perché lo ha sfruttato questo evento in un certo senso in maniera positiva, facendosi trovare pronta. A mio avviso, per il prossimo quadriennio, se mi posso permettere, diciamo, un paio di suggerimenti, no? di aree in cui concentrarsi ancora di più, perché tanto è stato fatto, ma vediamo proprio che, scusate un po' l'emozione, ma non è facile parlare da qui. Poi primo subito così a freddo, vediamo. Quindi un paio di aree in cui concentrarsi sostanzialmente sono queste. Io ho visto anche ieri l'emozionante intervento del Presidente Nazionale, si respira il clima anche bello e positivo che si è respirato in questi 4 anni, e naturalmente quello che forse sarebbe bello riuscire a trasmettere fuori da questi contesti, da questo gruppo, che è il gruppo dei dirigenti, no? A tutti i livelli, riuscire a trasmetterlo ancora di più, ancora meglio agli associati per primi, perché spesso c'è ancora, mi permetto di dire, anche un po' di scollamento, no? Fra le dirigenze, parlo nel territorio, e l'associato, diciamo, normale in un certo senso. Quindi riuscire a raggiungere, coinvolgere di più gli associati, riuscire a trasmettere il valore e i valori FIAIP agli associati e ai clienti, perché sarebbe bello, con tutti i contenuti e i valori che ha FIAIP, che un cliente raggiungesse, cercasse un'agenzia FIAIP perché ha capito, ha compreso
quelli che sono i valori e il valore di FIAP. E questo sarebbe poi un beneficio anche per pratico, diciamo, per tutte le agenzie. Quindi sicuramente c'è da lavorare un po' di più, mi permetto, sulla comunicazione in questo senso. E anche perché a volte, non dico che fa rabbia, ma dispiace che FIAP faccia un sacco di cose, le faccia bene, veramente bene, non si riesca a raggiungere con questi contenuti e a farli apprezzare, diciamo, fuori da questo contesto. L'altra area in cui probabilmente c'è ancora un pochino da lavorare è un po' il sostegno alla classe dirigente, perché FIAIP si fonda e su questo non si discute, diciamo, come criterio, almeno da parte mia, sul volontariato. E il volontariato, visto l'evolversi, abbiamo visto quanto è cambiato il mondo in questi due anni, la pandemia e quant'altro, quindi chissà e come cambia velocemente, no? Cosa ci aspetta, quali altre sfide ci aspettano nei prossimi anni. È una classe dirigente che, voglio dire, almeno parlo per me, ma vedo tutti i colleghi, che, perlomeno quelli più vicini che conosco, ci mettono l'anima, lasciando spesso in secondo piano famiglia, lavoro e quant'altro. Ancora forse hanno bisogno ancora un pochino più di supporto a livello organizzativo e pratico da parte della federazione. C'è da creare ancora un pochino forse di sinergia fra i dirigenti, diciamo, e la FIAIP come struttura. E per il resto credo che, insomma, i 4 anni passati, credo non sia neanche un 4 più 4, no? Citando le locazioni, questi sono 8 anni, vedo una grande continuità, un grande slancio. Dal lunedì ripartirà tutto sull'entusiasmo di questo congresso ancora meglio, e siamo lanciatissimi, no? Possiamo solo far meglio, quindi solo un po' d'attenzione in più su questi aspetti, ma vedo che siamo assolutamente lanciati, siamo una bellissima federazione, una bellissima famiglia, perché poi questa è la verità, e mi complimento ovviamente con tutti. Grazie. Chiamo sul palco Mario Tuctan, si prepari Marco Gazzola. Buongiorno a tutti, Mario Tuctan, Collegio di Verona. E oggi vorrei dire 2 parole sull'abusivismo. Ieri abbiamo sentito il Presidente Baccarini dirci quali sono stati i risultati politici che ha ottenuto per dare contro all'abusivismo immobiliare. E sono grandi risultati, perché portare una legge, inasprire una legge, non è certo una cosa facile. All'interno del collegio di mia appartenenza noi abbiamo fatto un accordo con la Camera di Commercio per contrastare questo fenomeno. Grazie al mio presidente hanno fatto degli accordi che coinvolgevano anche il comune, dove andavano i vigili a controllare effettivamente cosa si poteva fare per contrastare questo fenomeno. L'intervento di prima, scusate, io non sono un animale da palcoscenico. L'intervento sulle forme che possono essere impiegate all'interno delle agenzie immobiliari, come manovalanza, diciamo, ha spiegato esattamente, purtroppo, una cosa che è chiara a tutti. Se noi entriamo in, io dico, un'agenzia su 3, ma purtroppo è per difetto. Cioè, quelle tipo di figure che non dovrebbero neanche mettere piede nelle agenzie immobiliari, ci sono e sono presenti. Io sono fermamente convinto che noi possiamo fare tutte le cose a livello politico possibile, ma in un paese dove ci sono i ginecologi, che dopo di fatto viene fuori che sono falegnami, dopo 30 anni, notizia di un mese e mezzo fa, è difficile che il settore immobiliare faccia un vero contrasto all'abusivismo se non partiamo dalla base. Per riuscire ad avere un vero contrasto all'abusivismo immobiliare, noi dobbiamo fare sì che il cliente ci chieda se siamo abilitati. Questa è una delle cose più importanti, secondo me, che dovremmo rivolgerci. Io sono stato uno di quelli che
avevo un attimo criticato lo spot della Fiat, non perché fosse brutto, okay, ma perché di fatto era un bellissimo spot per tutti gli agenti immobiliari, io ne volevo uno personale della Fiat, portate pazienza, era una mia idea. Ciò non toglie che un tipo di spot di quel tipo a me piaceva molto di più quello che c'era qualche anno fa con anche un attore famoso, dove fisicamente la gente entrava perché c'era scritto FIAIP e entrava perché gli davamo della professionalità e tutto. Se noi riusciamo tutti insieme, nel senso tutti i collegi provinciali, tutti i collegi regionali e ovviamente il nazionale, a fare una campagna, ma una vera campagna che sia su social o su mezzi tradizionali, dove incominciamo a dire a caro cliente, non vuoi avere sorprese? Intanto chiedi il titolo abilitativo. Sappiate, me l'ha fatto notare il presidente, il nostro titolo abilitativo, il nostro tesserino FIAIP, porta da qualche anno il numero di REA. Non c'è scritto REA, spero che su quest'anno abbiamo riparato. Sì. Cominciamo a mostrarlo in giro, cominciamo noi stessi a mostrarlo in giro, cominciamo a dire alla gente che viene, anche se poi non compra da noi o non affitta da noi, guarda che se vai da un agente immobiliare ti deve mostrare questo, che la tessera FIAIP non lo so, ma almeno la tesserina della Camera di Commercio, non lo avete, la visura, devi avere un titolo abilitativo per fare questo lavoro. Se tu arrivi a far sì che i clienti ti chiedano almeno di essere serviti da qualcuno che è capace di farlo, veramente facciamo il salto professionale. Auguri Presidente e spero che questo appello venga appreso. Grazie. Grazie Mario, guarda, ti ringrazio due volte per il tuo intervento e per la tua emozione. Sul palco Marco Gazzola. Si prepari Francesco Lacommare. Buongiorno a tutti. Marco Gazzola, Piacenza, Emilia Romagna. Per me ogni volta è un onore, un immenso piacere essere qua al congresso in cui tutta FIAIP si ritrova. Avevo 22 anni quando partecipai al primo congresso come uditore a Riva del Garda e da allora, tranne Venezia, non ne ho perso uno. Quest'anno sono strafelice di vedere un congresso nazionale così unito, coeso, dove tutti remano nella stessa direzione, verso il meglio per la nostra professione. E questo, credo, sia un grandissimo punto d'arrivo e allo stesso tempo un grandissimo punto di ripartenza. Proprio per questo il mio intervento è per due ringraziamenti e una speranza. Il primo ringraziamento è per il nostro Presidente nazionale Baccarini, che con la sua presidenza FIAIP è riuscita a dare continuità al lavoro della Presidenza Righi e tra le tantissime cose che hanno fatto in questi 4 anni è riuscito a entrare maggiormente nelle stanze governative rispetto a prima, quando altri decidevano per noi e poi noi dovevamo inseguire e spesso con scarsi risultati. Ora no. Veniamo chiamati per decidere, per confrontarsi, per discutere e spesso arrivare a un buon risultato. Grazie Presidente, grazie. Il secondo ringraziamento, permettetelo, è un po' di parte, ma il cuore di solito non si comanda. È per il nostro Presidente Fabrizio Floriani, per tutti questi 22 anni, a cui un applauso credo se lo meriti. Perché non solo a livello provinciale, regionale e nazionale, ma soprattutto per l'amore e il calore che ci ha donato e come esempio di totale dedizione e impegno verso la nostra federazione e verso la nostra professione. Tante volte, sacrificando lavoro e famiglia. Caro Fabri, ancora grazie di cuore. Ed ora la speranza. La speranza è quello di vedere FIAIP, come è stato detto ieri, e ne ero particolarmente felice di questa cosa, era quella di
investire, lavorare, continuare a farlo sempre maggiormente per Cerca Casa, il cercacasa.it, per farlo diventare grande e utile come Auxilia, affinché possiamo diventare autonomi da tutti i portali e dai loro continui rincari inclusi. Per concludere, come avevo detto nel mio intervento di Verona, sottolineo perché Baccarini presidente, perché ha unito tanto, ha lavorato tanto e quindi dico occorre, e lui in questi 4 anni di vita federativa per FIAIP ha corso tanto e bene. Grazie Baccarini e grazie a tutta alla sua nuova squadra. Ciao a tutti e buon anno. Grazie personalmente Marco per queste parole che hanno anche un po' un vago sapore di fine carriera nel mio caso. Comunque si prepari, salga sul palco Francesco Lacommare, si prepari Carla Del Vecchio. Buongiorno a tutti. Wow. Diciamo che quello che noi siamo qui oggi non è la stessa cosa fuori. Secondo me quello che ancora c'è, la percezione delle persone nei confronti degli agenti immobiliari, non è una percezione di quella che noi abbiamo tra di noi adesso. Abbiamo lavorato benissimo questi 4 anni, abbiamo creato quegli strumenti che sono per noi funzionali al migliorare il nostro lavoro e quegli strumenti che ci permettono di fare quel salto di qualità e di professionalità. Abbiamo bisogno però adesso di fare un altro passo, abbiamo bisogno di avere 4 anni in cui non ci sia più una dirigenza che continui a fare quello che ha fatto, ma c'è dirigenza nazionale, ma c'è bisogno che noi cominciamo a fare un po' di educazione sul territorio nei confronti dei nostri clienti e nei confronti dei nostri colleghi. Dobbiamo cominciare a avere quella visione un po' più visionaria proprio di voler fare il cambiamento, perché Giambattista con tutto il comitato esecutivo, che hanno fatto uno splendido lavoro, ci hanno messo a disposizione gli strumenti. Ieri nella sua relazione Giambattista ha illustrato tutto, ci ha parlato della modulistica, della modalità, della prassi di riferimento, di tante altre cose, quindi veramente abbiamo gli strumenti per fare la differenza. Però ieri ho fatto un esercizio di stile, ero nel taxi per andare al ristorante, ho chiesto al tassista ha mai comprato casa? È successa una tragedia, ha parlato malissimo degli agenti immobiliari. Ma se noi lo facessimo spesso queste indagini con molte persone, non so quanti sarebbero le persone che hanno quella percezione altamente positiva e altamente professionale degli agenti immobiliari e quali invece pensano che siamo ancora un inutile costo. Da chi dipende? Ma forse anche da noi, sicuramente. Per cui la sfida, secondo me, prossima, oltre a delle belle parole dette da tutti i colleghi, la coesione, la squadra unica, tutto bellissimo, tutto vero, che non sto a ripetere perché lo condivido pienamente. Però la prossima sfida, secondo me, è quella che dobbiamo sbracciarci noi, presidenti provinciali, e soprattutto i futuri presidenti provinciali che saranno eletti, che non devono essere lasciati soli, per lavorare con i colleghi, ma soprattutto tutti noi agenti immobiliari, dedicare del tempo tutti i giorni ai nostri clienti, spiegando cosa vuol dire lavorare in un certo modo piuttosto che un altro, a volte rischiando di dover perdere clienti. Per cui io penso che la nostra sfida futura è questa qui, se vogliamo far bene, e per vedere fra 4 anni veramente non che la FIAIP è cresciuta, ma che l'agente immobiliare viene riconosciuto maggiormente come figura professionale qualitativa, qual noi qui dentro forse siamo, ma forse fuori non c'è questa percezione. Io mi auguro che questa possa essere raccolta e che tutti noi, io per primo, dedichiamo più tempo ai nostri clienti, a discapito forse magari a volte del business, ma è un investimento sulla qualità professionale e personale che facciamo. Quindi
auspico che possiamo tutti noi raccogliere questa sfida e ritrovarci fra 4 anni qui, sapendo che l'agente immobiliare è veramente una figura professionale indispensabile, permette di fare chiusure d'affari in maniera sana. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Chiamo sul palco Carla Del Vecchio, si prepari Simone Beni. Buongiorno a tutti, è sempre un'emozione arrivare qua e provare anche a dire qualcosa di sensato. Non è così scontato e penso normale provare poi sempre questa forte emozione, provata anche ieri pomeriggio con le parole e con l'atmosfera che si respira sempre quando si viene qua. Il rischio è sempre quello di cadere un po' nella retorica e nello smilenso, però effettivamente qua tante persone a cui vogliamo bene, voglio bene, parlo per me, perché le ho imparate a conoscere nell'arco degli anni. Io penso che domani Baccarini molto probabilmente vincerà queste elezioni, ma non solo perché sarà una lotta durissima all'ultimo sangue, ma perché è il miglior presidente che abbiamo, quindi lui non ha bisogno di avversari. Per me non ne ha bisogno, è il miglior presidente che abbiamo in questo momento, è quello che meglio ci rappresenta, è una persona potentissima. Forse lui è stato tirato su a pane fiaip, perché con una famiglia alle spalle così non poteva avere altrimenti fin da piccolo. Quindi grazie veramente. Io lo chiamo Bacca, non so se posso chiamarlo anche qui Bacca, ma comunque grazie davvero Baccarini. Io volevo fare un intervento perché è una cosa che mi sta veramente tanto a cuore e sono i nostri rapporti con le Camere di Commercio. Poi ho letto il programma di Baccarini e ho visto che ci sono tantissime cose, è un programma veramente molto ben fatto e c'è anche questo riferimento alle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio in realtà è il primo passo con il quale noi approcciamo i nostri nuovi colleghi, i nostri nuovi agenti immobiliari. E forse la prendiamo un pochino sotto gamba, nel senso, è molto difficile parlare con le Camere di Commercio perché addirittura fra di loro non si parlano, quindi una Camera di Milano parla una lingua completamente diversa e anche modifiche che hanno al loro interno le recepiscono in modo diverso. Ma i corsi per gli agenti immobiliari non è possibile che non abbiano una unica linea, che non adottino un volume e un testo unico per tutta Italia. Non posso pensare che un formato in una provincia sia diverso da un formato da un'altra provincia, perché non adottano gli stessi strumenti. L'altro problema molto grosso è che noi, con la cancellazione del ruolo, noi siamo spariti dalle Camere di Commercio. Io penso di essere un po' una privilegiata perché ho stabilito rapporti veramente molto speciali e amicali con la Camera di Commercio di Modena. Ma sto entrando dalla finestra, sono uscita dalla porta e sto rientrando dalla finestra. Ma noi non possiamo non essere presenti agli esami. Cioè, gli esami vengono fatti, non dico dal panettiere, ma certamente non da un agente immobiliare, quindi persone sicuramente molto capaci, ma che non hanno competenze specifiche. Questo è un buco in quella che è l'inizio della formazione dei nostri colleghi. Poi noi siamo bravissimi, dopo gli diamo tanta formazione, tanti corsi di aggiornamento, ma perdiamo il primo step iniziale, che è il più pericoloso, perché poi ci ritroviamo con delle bravissime persone, ma che non sanno fare il nostro lavoro. Grazie a tutti e buon congresso. Grazie, Carlo. Chiamo sul palco Simone Beni, si prepari Maria Cristina Messina ed è l'ultimo intervento previsto in mattinata. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Da questo palco vedo tanti amici, tanti colleghi ed è un piacere essere qui dopo quello che abbiamo passato in questi anni. Devo dire che fortunatamente in questi anni abbiamo avuto una dirigenza che ha saputo stare al passo con gli eventi. Non abbiamo subito gli eventi, li abbiamo
accompagnati verso la direzione che dovevano andare, cioè verso la nostra. Le agenzie sono state aperte, abbiamo potuto lavorare, fra tutti diciamo che abbiamo lavorato più dell'anno prima, quindi io vorrei ringraziare questa dirigenza per quello che ha fatto in questi 4 anni e soprattutto dare un auspicio a tutti, ma non tutti quelli che sono presenti qui, a tutta la categoria, che se da una parte c'è chi fa il suo lavoro, e in questo caso sto parlando di FIAIP, che è una federazione che tutela gli interessi degli agenti immobiliari, se abbiamo quindi chi tutti i giorni fa il proprio lavoro e tutela gli interessi degli agenti immobiliari, per noi sarà un ottimo futuro. Guardando il programma che è stato presentato dalla squadra unica, e su questo non voglio neanche entrarci perché mi sembra sia stato già detto più volte, la squadra unica è un vantaggio, è un qualcosa che nasce dalla condivisione di quello che è il percorso dei prossimi 4 anni, quindi non c'era bisogno di una seconda squadra, era questo quello che dovevamo fare. Però guardando il percorso della squadra unica, o perlomeno il programma della squadra unica per i prossimi 4 anni, riconosco tanta Toscana, scusatemi, ma da presidente regionale non posso essere contento di questo e voglio dirlo a tutti proprio qui davanti su questo palco. Abbiamo avuto 4 anni di tesoreria e la tesoreria in questi 4 anni ha fatto grandi passi perché con orgoglio quando un associato della mia regione ricopre una carica nazionale rimane sempre il mio associato anche se poi di fatto è il dirigente di tutti. Però abbiamo avuto un conto corrente unico, abbiamo delle modalità operative, abbiamo una carta di credito di ciascuno presidente, quindi vedo che tanti passi in avanti sono stati fatti in quel settore e sono contento perché Carmelo potrà avere il prossimo candidato, qualora venga eletto, scusate se ho fatto un po' di spoiling su quello che poteva essere il futuro domani, però insomma vedo che il prossimo tesoriere nazionale avrà un buon lavoro davanti a sé. Poi vedo che nel programma gran parte parla di una FIAIP. Anche ieri l'intervento del Presidente è stato incentrato su quella che è giustamente la vision FIAIP per i prossimi 4 anni. E si parla molto spesso di una FIAIP. Bene, sappiamo che il project leader è un altro toscano, quindi anche quello fa parte del programma e non posso altro che essere contento. Vedo anche che di fatto nel programma si contiene tutto quello che noi avevamo chiesto, oltre a tantissime altre cose, però avevamo chiesto che ci fosse una riforma, che FIAIP fosse in prima fila nella riforma delle locazioni, perché di fatto le leggi che in questo momento riguardano il settore della locazione sono obsolete. Nel programma gran parte di questo è riportato. Così come ci sono larga attenzione a quelle che sono i corsi per agenti immobiliari, abbiamo sentito anche Carla prima nel suo intervento e anche quello è un altro degli interventi che avevamo fatto, così come avevamo chiesto di riguardare la posta e in questi giorni siamo stati tutti diciamo oggetto di migrazione da una casella all'altra con un po' di confusione, ma devo dire che anche su questo abbiamo risolto il problema, ora siamo su Google e se non fa crash come Facebook e WhatsApp l'altro giorno, è un server più efficace e sicuramente ci darà uno strumento migliore e più funzionale. Tutti si lamentavano della posta, finalmente potremo non avere più questo problema. Avevamo chiesto che FIAIP non fosse solo federazione, ma fosse anche un po' più commerciale, perché di fatto noi abbiamo tante aziende commerciali che ci offrono gli stessi servizi che secondo noi dovevano essere offerti da FIAIP, parlo di Regold, dei vari portali, delle altre cose. Vedo che FIAIP in questo ha inciso in questi 4 anni e sta progettando il nostro futuro seguendo quelle che erano alcune delle indicazioni che noi avevamo proposto e quindi in maniera molto fiduciosa io personalmente, associato a 9460, non il presidente regionale, l'associato a 9460, domani voterà in maniera convinta e sicura che il proprio voto, anche se è una squadra unica e quindi sarà facile scegliere, però è un voto scelto, ponderato e che ci darà quella tranquillità di cui noi abbiamo bisogno perché non dobbiamo preoccuparci di cosa sta facendo il mondo immobiliare. C'è qualcuno che noi abbiamo eletto e che leggeremo domani
che ci sta pensando come ha fatto nei precedenti 4 anni e come farà nei prossimi 4. E questo, lasciatemelo dire, è una tranquillità che per noi è fondamentale. Grazie a tutti. Scusate, prima dell'intervento di Maria Cristina Messina vorrei ricordare ai colleghi di tenere su la mascherina per una questione di sicurezza. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento, Maria Cristina Messina. Buongiorno a tutti. Last but not least. È il mio primo congresso. Vengo da Terracina, provincia di Latina. Faccio questo lavoro da 13 anni. Prima presso di e da 7 anni ho la mia agenzia. Sono qui oggi grazie, e dico grazie, al gruppo da cui vengo. Ed è ovviamente FIAIP Latina, che ringrazio di cuore perché secondo me tutti noi partiamo prima di tutto da là. Io ho la mia agenzia e da lì sono stata trasportata qua. Io l'ascolto, la seguo e vi seguo assolutamente sempre. Non ho mai assistito ai vostri discorsi personalmente. Ieri io mi sono emozionata tantissimo. E Donatella Prosperi, la nostra presidente regionale, così come sull'Utrone, cioè io questo ce l'ho accanto alla carta d'identità. E vi dico anche perché. Avete coniato, secondo me, un hashtag che per me è fenomenale, essere FIAIP. Per me è un'identità. O si è agente FIAIP o non lo si è, punto, non c'è un'alternativa. E quindi io la sento proprio, come dire, un vestito, una giacca, ok? Lo posso paragonare a una giacca, visto che tutti noi tendenzialmente indossiamo giacche. Sapete quando la indossate e voi vedete che il tessuto è comodo, sulle spalle va comoda, cioè la vesti come... Ah, ecco, mi sento a mio agio, ecco, questo è per me essere FIAIP. Io mi sento a casa con voi qua dentro, anche fuori e soprattutto supportato dal meraviglioso, meraviglioso gruppo che è nella provincia, perché è da lì che parte tutto, dal mio punto di vista. E, essere FIAIP è famiglia, è casa, e quando sto qua con voi, parlare con agenti immobiliari con cui tu parli e ti capisci, wow, parliamo la stessa lingua, cioè non devi parlare con un agente immobiliare con cui dici ma l'ape, ma davvero non la chiedi all'atto? Sì, cioè no. La compravendita si prepara prima dell'incarico, dal mio punto di vista. Cioè, stiamo parlando di qualcosa, però parliamo due linguaggi diversi. Uscire da qua, nella città da dove vengo io, Terracina, meravigliosa, assolutamente, sul mare, abbiamo un numero consistente di compravendite, ma qualità professionale, devo dire che scarseggia un po', ok? Non parlo male dei colleghi, è un dato oggettivo. E, quando parlo con loro io mi trovo a disagio e allo stesso tempo anche quando parli con i professionisti che ti accolgono, dal notaio piuttosto che dal consulente del credito, benché noi comunque siamo auxiliati sempre, però chiaramente tu sei visto come un apriporte, punto. Questa è la concezione dell'agente immobiliare, colui che trova l'acquirente, fa fare visite come se stesse portando gente al museo. Questa è la concezione dell'agente immobiliare, percezione data dall'utente, ma percezione data anche dal professionista. A me questa roba non sta bene, ecco perché io qua sto bene. Quindi vengo a quello che io volevo dirvi. Ieri quando lei ha parlato, io mi sono emozionata con lei e mi sono sentita il cuore gonfio perché dicevo sì, sì, è proprio così, sì, mi sento così, perfetto. Cioè, tutto il vostro programma, ma da quando vi ascolto e vi seguo da 13 anni, parlava di quello che per me è fondamentale. Non siamo commercianti, non siamo neanche agenti, siamo professionisti dell'immobiliare, punto. Notaio, agente immobiliare, avvocato, commercialista, consulente del credito, ognuno ha il suo ruolo e va benissimo. A me è piaciuto molto i discorsi che sono stati fatti ieri, che sottolineavano proprio questo aspetto, cioè il fatto che ognuno nel suo ruolo finisce una parte e ce n'è un'altra. Chiaramente
la compravendita parte da noi, non c'è niente, nulla da dire. Però chiaramente ognuno entra nel suo ruolo e quando entri dal notaio, almeno dove entro io, cioè il notaio mi dice, vedi, queste sono le scartoffie dei tuoi colleghi, quando entri tu la pratica si fa in 10 minuti, ok? Non vorrei essere solo io così, perché è la categoria che migliora, perché la percezione del cliente, perché io faccio fatica tutti i giorni a convincere il cliente che noi siamo professionisti e a me questa cosa mi sta stretta. Punto, questo è. Quindi vi dico. Grazie. Mi hanno detto, va, tira fuori eventualmente un'idea, una proposta che hai. Non ho un'idea, perché in realtà nel vostro programma c'è tutto. Vorrei forse darvi una conferma rispetto al programma che ho letto, che sento e che ascolto. Professionalizzare veramente questo nostro lavoro parte prima di tutto dalle basi, come già hanno detto i colleghi prima. Un percorso di studi, vuoi fare il commercialista, fai economia e commercio, vuoi fare il notaio, fai avvocatura e poi eccetera eccetera, ognuno ha un percorso. L'agente immobiliare nasce dall'esperienza, assolutamente nulla toglie all'esperienza, perché ogni percorso che fai con una compravendita, quindi con un individuo, una famiglia, è un percorso a sé. Ma anche il commercialista fa un percorso a sé con ognuno di noi, però lui viene da un percorso. Allora a me piacerebbe, nella vostra visione, che quella visione si accorciasse un po' di più, fermo restando chi vi dovrà dar retta, e diventi legge, diventi obbligatorietà, un percorso di studi ad hoc per chi inizia, perché per me è stato difficile iniziare. Poi sono stata supportata dal grandissimo Santino Nardi, che oggi non c'è, il nostro vecchio presidente provinciale, supportata assolutamente. Ma perché ho avuto la fortuna forse di stare in un'ottima provincia, non conosco le altre, quindi per carità non me ne vogliate, so, parlo del mio, ovviamente, dove sono stata accolta bene. Ma per il resto, e se io non avessi conosciuto FIAIP, come avrei lavorato? Alla carlona, così, come mi capitava, e questa cosa non mi piace. Quindi se io assumo qualcuno, ho in collaborazione qualcuno, perché io devo togliere tempo al mio lavoro? Nonostante mi va di fare tutoraggio, ma non è il mio lavoro insegnargli a farli all'agente immobiliare. Va professionalizzato con un percorso ad hoc e continuativo. Non esiste che noi facciamo gli agenti immobiliari perché tanto siamo iscritti da 25 anni fa. Non è questo, perché quelli nella mia città che sono iscritti da 40 anni e fanno gli agenti immobiliari, vi vorrei vedere con la seggiola fuori la porta, vendono gli immobili. Che ti serve una casa? Da noi si chiamano i sensali, anzi le zanzare, non so da voi. Non si può lavorare così, perché purtroppo l'utente generalizza. Ecco, questo è quello che io voglio dire. Essere FIAIP è famiglia. Vi ringrazio di cuore di avermi ascoltato e di avermi dato questa opportunità. Grazie a te. È con grande piacere che invito sul palco un grande amico di FIAIP, Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono particolarmente felice di essere qui. Naturalmente faccio tutti i miei ringraziamenti al presidente Baccarini, a tutto il suo management. Ho sentito ieri questa relazione, ve lo dico sinceramente, straordinaria. Straordinaria sia nei contenuti, ma anche e soprattutto nell'emozione che è stata messa dal presidente Baccarini. Quindi ancora un ringraziamento a lui, al presidente Righi, con il quale collaboriamo tutti i giorni. E io vi porto innanzitutto il saluto di Confassociazioni. 1.240.000 iscritti, 715 associazioni tra professionisti e imprese, 213.000 imprese piccoline, 5,2 dipendenti medi, però insomma. Confassociazioni ha un motto: uniti si vince, fare rete, fare squadra. Perché ve lo dico? Perché per raggiungere tutti quegli obiettivi che ha ricordato ieri Baccarini, io credo che uno dei grandi processi che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi nel quadriennio precedente e a quelli che si vogliono raggiungere nel prossimo quadriennio abbia contribuito questa unità di squadra, questa unità di intenti, questa capacità di stare insieme. Ecco, io credo che questo
sia uno degli elementi più importanti di FIAIP, di questa FIAIP e di quella che verrà, e credo anche, nel mio piccolo, che sia uno degli elementi più importanti di Confassociazioni, dove per esempio collaboriamo con il presidente Righi in Confassociazioni Real Estate, dove collaboriamo per esempio, ne parlavamo ieri con qualcuno di voi, con la vicepresidente Dafuro, sul fatto che anche una FIAIP è figlia un po' di questo confronto in termini concreti su che cosa vuol dire essere professionisti, che cosa vuol dire essere professionali. E così come collaboriamo con il mio presidente in Auxilia Finance, Flavio Miglioli, e con il fondatore sempre Paolo Righi, perché anche quello è un pezzo di una squadra unica. Ecco, ieri credo che una parte significativa che mi ha colpito molto, per esempio dell'intervento della dottoressa Rubertelli, il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, è stato il fatto che lei stessa ha detto, e consideriamo che stiamo parlando del notariato, dice io non mi ero resa conto di che cos'è il mondo FIAIP, quindi credo che questo tema di collaborazione sia un tema importantissimo che deve continuare e noi come Confassociazioni siamo a disposizione. Poi cerco di darvi un piccolissimo contributo mio, da economista prestato al mondo bancario finanziario e al mondo associativo. Vedete, noi stiamo discutendo di questo rimbalzo importante, di questa più 6% nel 2022, più 4,2% nel 2021, più 4,2% nel 2022. E io credo che al di là delle, diciamo così, tutto quello che ho sentito sull'importanza del mondo immobiliare, credo che vada fatta ogni tanto un approfondimento sui dati, perché i dati raccontano tante verità. Ed è chiaro che questo è un rimbalzo di tipo congiunturale. Un'economia molto flessibile come la nostra, quindi con dimensioni impresa, come dicevamo, molto piccole, è stata compressa per tanto tempo e adesso, come una molla, schizza in alto. Però l'importante sarà rendere strutturale questo rimbalzo, cioè renderlo non congiunturale, ma continuo nel tempo fino a tanto e speriamo fino al 2026. E se noi andiamo però a vedere com'è composto, lo dice l'Istat, non lo dice Angelo Deiana, quali sono le componenti vere di questo rimbalzo? Sono due. Una è quello che dicevamo, è l'export manifatturiero. L'export ha fatto magazzino perché non vendeva, aveva comunque tutti i pezzi stoccati in magazzino stesso e quindi appena si sono riaperti i canali della globalizzazione ha ricominciato a vendere. Sapete qual è l'altro grande, lo dice l'Istat? L'immobiliare. Gran parte di questo 6% deriva da due cose, deriva dall'aumento delle transazioni immobiliari e deriva da tutte le ristrutturazioni che chiaramente sono partite dalla prima versione del super bonus e da quello che c'era già prima. Ed è una componente, guardatevi le cifre, importantissima quantitativamente, quindi quando si ragiona sulla prosecuzione dei vari bonus, io capisco che il ministro Franco debba dire sì, ok, l'abbiamo scritto nella NADEF, deve andare al 2023, poi non lo sappiamo. Però misuriamo i dati, vediamo qual è il contributo concreto in questa logica di bonus economy al vero rilancio di questo paese. Perché è lì che si farà la differenza e l'immobiliare secondo me può fare la differenza. Un'ultima cosa, veramente ultima, un ultimo ringraziamento a tutti gli agenti immobiliari FIAIP, perché grazie a tutte queste collaborazioni mi date la possibilità e l'onore di essere uno di voi. Grazie. Invito sul palco il senatore Stefano Colline. Buongiorno a tutti. Ringrazio il presidente Giambattista Baccarini per l'invito che ho accolto con grande favore, ho cercato di essere qui, saluto il collega Fede che vedo in prima fila.
perché la collaborazione e il confronto che c'è stato in questi anni è stato significativo. Abbiamo lavorato per accompagnare, io credo, questo grande percorso di professionalizzazione che state portando avanti. Questo non l'abbiamo visto solamente sul territorio, perché poi, stando sul territorio, tocchiamo con mano quella che è l'evoluzione della vostra categoria e del vostro mondo. Quindi abbiamo visto nel concreto qual è il grande lavoro che state facendo per conoscere il mercato e far conoscere il mercato immobiliare, che è così importante nel nostro paese, alla clientela. Quindi una grande operazione di professionalizzazione, ma anche di trasparenza nei confronti dei cittadini e della clientela. Ma anche, io credo che vada sottolineato, un grande lavoro di approfondimento su quello che è l'evoluzione delle normative. Cioè, con FIAIP il confronto va nel merito di un'evoluzione delle normative e quindi della legislazione, che, come vedete, sta vivendo un momento importante di trasformazione. La presentazione della delega fiscale l'altro giorno, che ancora ha dei contenuti che dovremmo approfondire, perché insomma c'è molto da capire e da verificare, interesserà il mondo immobiliare in modo significativo. La riforma del catasto è un refrain che da decenni si sente, ma nessuno ha mai preso di petto la questione come in questo momento, e quindi sarà un passaggio sul quale prestare molta attenzione. Però chiaramente la riforma del fisco è qualcosa che andrà sicuramente seguita e che vi interesserà, e credo che sicuramente ci darà l'opportunità ancora di confrontarci e di ricevere da voi degli importanti contributi. È chiaro che in questo momento ci sono degli aspetti che vi riguardano direttamente, delle questioni in ballo sulla legge europea. Siamo ancora, diciamo così, in mezzo al guado, il percorso non si è concluso, però l'interlocuzione che abbiamo avuto ci ha consentito al Parlamento, ma credo anche al Governo in queste ore, di riprendere in considerazione alcuni aspetti decisivi, peraltro, e quindi la prossima settimana, quando andremo in aula, insomma, entro 2 o 3 giorni avremo più chiara la situazione con l'atteggiamento del Governo, e quindi di conseguenza io credo anche il comportamento dei gruppi parlamentari si chiarirà in modo definitivo. È chiaro che questi qui sono aspetti importanti e significativi che riguardano la vostra professione. Però, ecco, i discorsi che ho sentito, anche qui adesso mi tratterrò un po', abbiamo chiuso ieri in commissione, io sono relatore, il decreto sulla crisi d'impresa, che contiene degli aspetti che comunque spesso nelle questioni di crisi dell'impresa vanno a interessare anche le parti immobiliari, quindi ci sono dinamiche importanti da conoscere. È una fase ricca di spunti che meritano un grande confronto con tutti i soggetti che sono presenti oggi in forma associata nel nostro Paese. Lo stiamo facendo, questo confronto, lo facciamo anche a livello parlamentare, anche se oggettivamente oggi il Governo Draghi, che sta dando una grande spinta al nostro Paese con la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta lavorando in modo significativo, e noi cerchiamo di dare il nostro contributo. Però in questo momento qui, ecco, io credo che siamo in una fase dove le opportunità che si creano per modernizzare il nostro Paese vadano
come dire, confrontate, vadano discusse, vadano rese partecipate da tutti i soggetti che hanno ruolo nella nostra società. Quindi questo è un po' il nostro impegno. Io vi ringrazio, continuiamo a collaborare e a sentirci sul piano delle questioni legislative, e questo mi fa molto piacere ed è un fatto molto positivo, quindi io ringrazio ancora il Presidente Baccarini di questo, perché la qualità, ecco, del supporto, del sostegno che ci date è importante, è molto positiva, e quindi di questo vi ringrazio. Grazie. Ora, visto l'insuccesso di prima, invito le mascherine ad indossare correttamente i loro possessori. Chiamo sul palco Giambattista Baccarini. Buongiorno a tutti e prima di tutto grazie delle belle emozioni che mi avete fatto vivere ieri. E devo dire che stanotte un po' ho subito, però è stato veramente bello, bello. E dunque, tra le varie attività che abbiamo svolto in questi 4 anni, ce n'è una in particolare che merita un momento di questi lavori congressuali, che è, io lo definirei, il rinnovo di un accordo, perché questo accordo era già stato sottoscritto 4-5 anni fa, dovevamo sottoscriverlo prima della pandemia, purtroppo poi appunto è venuto questo maledetto virus e quindi è stato un pochino ritardato, ma finalmente il 30 giugno siamo riusciti a sottoscrivere questo protocollo d'intesa con l'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, facente parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi con il Governo. Qualcuno, ricordo, mi disse quando l'abbiamo promosso: ma perché? Perché dobbiamo fare un accordo? Noi siamo già contro il razzismo, contro le discriminazioni, contro la xenofobia. In realtà questo protocollo ha un obiettivo molto semplice, per quanto arduo in realtà da mettere in pratica, ma molto chiaro: è andare a definire e promuovere tutta una serie di attività e di azioni congiunte, cioè insieme, di sensibilizzazione finalizzate a che cosa? All'informazione, alla prevenzione e, speriamo di no, ma al contrasto eventuale di comportamenti xenofobi e discriminatori per motivi di colore della pelle, per motivi di origine etnica, di orientamento sessuale, di identità di genere, di religione, di età, di disabilità, che sono cose che credo non ci possiamo nascondere nelle nostre attività. Abbiamo dei proprietari che ci dicono: io non voglio affittare a una persona di colore, oppure che ha un'origine etnica o una razza diversa dalla nostra. Questo succede o non succede? Io credo che purtroppo succede. È vero che noi non possiamo obbligare i proprietari a inserire, uso un termine improprio, inquilini nel suo appartamento che lui non desidera. Certamente no. Però quello che possiamo e dobbiamo fare, a mio parere, è avere innanzitutto una formazione, un aggiornamento di quelle che sono le conseguenze normative, soprattutto penali, a prestarci a promuovere e pubblicizzare questo tipo di richieste discriminatorie del proprietario. Qui probabilmente nessuno l'ha mai fatto, ma vi posso assicurare che sono stato più di una volta intervistato in radio e in televisione, perché agenzie, nostri colleghi, ahi noi purtroppo, hanno in realtà pubblicizzato: non voglio cani e non voglio persone di colore nell'affitto di un appartamento. Ecco, credo sia una cosa vergognosa il giorno dopo. Oggi però è una realtà, succede. Quindi, prima di tutto, fare una formazione alla categoria e sensibilizzare per evitare questi comportamenti, di modo che noi per primi al proprietario, che spesso un po' lo subiamo, perché il proprietario ci sta dando un appartamento da affittare, per noi è oro, è lavoro, ma riuscire a fargli percepire
che noi non possiamo in nessun modo promuovere e pubblicizzare in questa maniera l'immobile, perché ci sono delle conseguenze normative e penali per noi gravi, e poi cercare nel nostro piccolo, ma in realtà nel nostro grande, perché abbiamo una funzione sociale molto importante, di far percepire lui che nell'interesse suo prioritariamente è quello di affittare la casa a una brava persona che tenga bene l'appartamento e che soprattutto paghi regolarmente l'affitto. Perché alla fine il proprietario non è una persona che fa il volontariato, è una persona che vuole che chi va nel suo appartamento vuole una redditività definita, che riscuotere ogni mese al 27 o quello che è l'affitto regolare e che non gli si sfasci l'appartamento. Questo vuole il proprietario. Allora, cercare, ripeto, nel nostro, come dire, contributo che abbiamo detto in questi giorni, non solo di riuscire a ottenere un risultato economico commerciale per noi, che è l'accordo, ma anche su un tema di valorizzare la nostra funzione a livello sociale. Non siamo solo quegli affaristi che ci vogliono far intendere spesso, giornalisti o altre categorie, venditori di prodotto. No, qualcuno l'ha detto anche prima, la collega, vogliamo essere dei professionisti? Lo si dimostra anche dando un contributo in termini di aspetti valoriali e sociali, tra cui un'inclusività a livello sociale. Quindi far percepire al proprietario che questo è l'interesse suo, indirettamente c'è un vantaggio per noi in termini di nomea e anche di benessere a livello economico commerciale, perché poi se la persona è di colore o ha caratteristiche soggettive diverse da quelle del proprietario, non deve essere uno svantaggio pregiudizievole. Ecco, questo è il senso, questo protocollo porterà a un tavolo di coordinamento con due rappresentanti di FIAIP e due dell'UNAR, ci saranno incontri bimestrali per mettere in campo delle attività e delle azioni concrete in questo senso, attività formativa e informativa per noi, di sensibilizzazione per la collettività in questa direzione. Ecco, quindi io voglio ringraziare il direttore generale Lucarelis, che invito a venire qui sul podio con me, grazie per l'opportunità che ci ha dato e grazie anche e soprattutto per l'intenso e sono certo proficuo lavoro che ci aspetterà nei prossimi mesi in grande e concreta sinergia. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Intanto ringrazio il Presidente Baccarini, il Past President Righi e tutta la FIAIP per questa opportunità. Le parole del Presidente hanno sintetizzato moltissimo rispetto ai contenuti del protocollo d'intesa che molto presto inizieremo a realizzare, ma soprattutto ha dimostrato per l'ennesima volta la sua sensibilità, l'empatia e il fatto di credere veramente in alcuni valori che sono convinto facciano parte di tutti noi, che siamo in questa sala, che lavoriamo giornalmente e, come è stato detto ieri, ci sono dei valori etici, dei valori morali che in qualche modo si mettono in gioco, soprattutto quando si deve garantire, mi permetto di dire, il rispetto di un diritto umano, perché l'abitare, la possibilità di una persona di fornire un tetto, un rifugio, questo diciamo è un aspetto molto che deriva da tantissimi anni fa, il discorso della protezione della persona. Oggi l'abitare è un elemento necessario per garantire la dignità a una persona e, come possiamo immaginare, la dignità è il primissimo valore umano che riguarda tutti noi, ovviamente ognuno con il suo punto di partenza, con le sue opportunità. La prima cosa che ognuno di noi, ognuna di noi prova ogni giorno, diciamo, a lottare per ottenere e avere una vita dignitosa da tutti i punti di vista. L'abitare, dal mio punto di vista, insieme al lavoro, sono gli elementi imprescindibili per avere dignità nella propria vita. E quindi voi, con il vostro lavoro, fate questo e vi chiedo, sicuramente già lo pensate, ma vi chiedo di essere anche consapevoli del valore alto che ha un lavoro che
ovviamente non deve escludere, non può discriminare, deve essere basato sul valore delle persone, diciamo, che cercano l'alloggio, sull'affidabilità ovviamente, perché legittimamente i proprietari di casa la prima cosa che guardano è la solvibilità, la serietà, la solidità delle famiglie. Però dall'altro lato i proprietari sappiamo benissimo che tendono ad avere dei pregiudizi, tendono ad avere soprattutto degli stereotipi di partenza quando cercano degli affittuari. Sta a noi, sta a voi, proprio per l'importanza della professionalità di cui si parlava, la professionalità è anche questo, accompagnare la persona che affitta la propria casa a fare la scelta giusta rispetto agli inquilini, e la scelta giusta ovviamente risponde a parametri, come dicevamo prima, di serietà e affidabilità, non per questioni che hanno a che fare con l'etnia, col colore della pelle, con l'orientamento sessuale, l'identità di genere, con l'età, la disabilità, come diceva anche il Presidente. Questo è un elemento importante e noi siamo orgogliosi di lavorare con voi, con la FIAIP, con questa sensibilità che ho ritrovato ieri, ritrovo oggi rispetto a questi aspetti, e non è un caso che la FIAIP è da 45 anni che opera, che è in partenariato con l'UNAR da 10 anni, quindi un lavoro che nel tempo si è consolidato e che adesso si sta rilanciando. E permettetemi di dire, essendo vostro ospite, un elemento, diciamo, esterno alla vostra organizzazione, che io una coesione e una passione per questa organizzazione di solito non la trovo, quindi vi faccio i complimenti anche per questa capacità di lavorare insieme e di sentire, permettetemi l'espressione, di essere attaccati alla maglia, no? E quindi significa i valori dell'organizzazione, e questo è un elemento importante. Voglio chiudere per non rubarvi molto tempo, perché il Presidente ha detto molte cose, non voglio ripetermi. Però ci tenevo a dire una cosa importante. Noi, è qui con me la collega dell'UNAR, Cristina Oprea, che da diversi anni riceve le segnalazioni di presunte discriminazioni quando ci sono appartamenti in affitto, e lei mi ha confermato un dato che mi ha reso molto felice, ovviamente, che mai c'è stato un caso in cui un agente immobiliare di un certo, diciamo, livello di rappresentatività e di organizzazione abbia propiziato, incoraggiato o suggerito un approccio discriminatorio da parte del proprietario. Quindi questo ha dimostrazione di una qualità della categoria, anche di un pregiudizio, di uno stereotipo sbagliato che c'è all'esterno, per cui uno pensa che l'agente immobiliare a farlo. Invece sono, ve lo possiamo dire noi con i nostri dati, sono i proprietari che partono così. Ma questo significa che proprio perché gli agenti sono formati, sono professionali, sono attenti agli aspetti anche etici, possono anche aiutare, accompagnare il proprietario di casa a superare i suoi stereotipi e i suoi pregiudizi. Questa è una cosa, proprio per il rapporto di fiducia che si crea tra l'agente immobiliare e la persona che affitta l'appartamento, perché, come sapete anche molto meglio di me, il proprietario di casa pende dalle labbra dell'agente immobiliare, perché l'agente ha una forza che è in grado di garantirgli anche, diciamolo, anche una sussistenza, una possibilità di guadagno importante per la famiglia. Quindi sicuramente l'agente ha la capacità di accompagnare e di orientare il proprietario verso delle scelte non discriminatorie. Quindi io vi ringrazio di nuovo per l'invito, sono molto felice di essere qui, ho imparato tantissime cose tra ieri e oggi, potete immaginare, io non sono dell'ambiente, ma ho trovato molto utile, e quindi vi ringrazio di nuovo e vi auguro buon lavoro. Bene, grazie direttore. Credo anche che sia un grande elemento questo accordo con l'UNAR e questa valorizzazione dell'aspetto etico e valoriale dell'agente immobiliare, che possa essere un elemento di grande attrattività
nei confronti dei turisti italiani e internazionali, quindi lanciare anche un messaggio all'esterno, anche a livello internazionale, che gli agenti immobiliari FIAIP sono inclusivi e attenti anche a questi aspetti etici, quindi è uno diventa dei motivi per cui scegliere un'agenzia immobiliare col nostro brand. L'altro elemento, credo che per dare concretezza, che è l'elemento che piace a tutti noi, andare sul piano pragmatico e concreto, anche e soprattutto in relazione a questo accordo, sappiamo che spesso le persone che hanno appunto caratteristiche soggettive, chiamiamo diverse in linea generale dalle nostre, hanno una difficoltà anche nell'accesso al credito, e quindi abbiamo voluto subito dare concretezza, mettere a terra questo protocollo grazie alla collaborazione sinergica con una società che è Permicro, e quindi desidero che l'amministratore delegato Benigno Imbriano si accomodi qui sul podio, grazie, con il quale abbiamo già messo a terra un progetto assieme a UNAR, assieme appunto a Permicro, nell'ambito della formazione e informazione di cui vi parlerà il dottor Imbriano. Prego, dottore. Grazie e buongiorno a tutti. Devo dire che stare qua effettivamente fa battere un po' il cuore, soprattutto perché dopo 2 anni forse torniamo a vivere emozioni di questo tipo. E complimenti per ieri, complimenti per oggi, davvero una bellissima iniziativa. Sono, dopo le parole del Presidente, dopo le parole del Direttore dell'UNAR, cerco di non aggiungere altro. Credo che rappresentarvi semplicemente quello che è l'orgoglio da parte di Permicro, da parte dei miei colleghi che ho il piacere di rappresentare, di poter partecipare alla realizzazione di questo protocollo d'intesa tra FIAIP e UNAR. Il fine credo che sia stato chiaramente rappresentato dal Presidente, come meglio non poteva essere. Permicro, non so chi di voi conosce la nostra realtà, Permicro è una realtà un po' particolare, è qualcosa di unico nel nostro paese. Permicro è una 106, per chi non lo sapesse, un intermediario finanziario vigilato, ma Permicro ha una caratteristica che ci differenzia rispetto a tanti altri soggetti che fanno parte del nostro panorama. Il fatto che la mission di Permicro non è una mission economica, è una mission sociale. Noi lavoriamo per generare impatto sociale a favore delle persone e soprattutto, permettetemi di dire, siamo da sempre al fianco delle persone più deboli, più fragili, vulnerabili dal punto di vista economico, e sono quelle che hanno più difficoltà ad accedere al credito cosiddetto ordinario, per motivi diversi, storico creditizio, mancanza di garanzie, situazioni contrattuali particolari. Noi da sempre siamo vicini, lo siamo da 14 anni, vicino a questa tipologia di clientela. E devo dire, ringrazio il Presidente, ringrazio Paolo, per averci voluto al vostro fianco nella realizzazione di questo progetto. Perché quello che noi facciamo lo facciamo fondamentalmente in 4 modi. Noi cerchiamo di generare soprattutto inclusione sociale, lo facciamo attraverso l'inclusione finanziaria. Cerchiamo di dare supporto alle famiglie e alle microimprese soprattutto. Cerchiamo di fare educazione finanziaria. Ed è questo il motivo attraverso il quale, per il motivo principale per il quale siamo presenti qui, e cercheremo insieme di realizzare questo, che dare concretezza a questo protocollo. Lo faremo, come potete vedere anche in questa slide, attraverso degli eventi di formazione. Eventi di formazione finalizzati a dare a queste persone appunto informazione, formazione, sensibilizzazione, in modo che ogni persona possa conoscere quali sono i suoi diritti, quali sono i suoi doveri, soprattutto quali sono i suoi strumenti che può avere a disposizione. Tutto questo all'interno di quello che è il vostro mondo, il mondo della compravendita, il mondo della locazione. Quindi questo sia dal punto di vista della persona, sia dal punto di vista del commercio, quindi sia per uso abitativo
che per uso commerciale. E questo lo faremo insieme. Ci sono tre eventi già pianificati, uno qui a Bologna, uno ci sarà a Milano e un altro ci sarà a Roma. Noi lo faremo insieme a voi, perché l'obiettivo quindi di questa formazione è fare in modo che queste persone possano avere gli strumenti necessari per poter sapere molto bene i loro diritti, per soprattutto per non incorrere in nessuna forma di discriminazione, soprattutto in nessuna forma di raggiro, a cui soggetti un po' più deboli, ovviamente con una cultura finanziaria di base non particolarmente elevata, possono trovarsi. Quindi questo è un po' il senso della nostra presenza, Presidente, del motivo per il quale vi ringrazio ancora di questo vostro invito. Questo è un po' il nostro punto. Poi la nostra esperienza come per micro, come FIAIP, continua, però forse lascio al Presidente continuare su una cosa, anche se... Stai qua, assolutamente. Stai qua. Grazie mille, dottor Imbriano. Chiedo al direttore Lucarelis di venire qui sul palco, che visto che tutti noi desideriamo, come dire, fotografare questo momento importante, ci metteremo noi tre un attimino qui, ci facciamo una foto. Nel frattempo il presidente Floriani intratterrà la platea. Intanto che facciamo una foto, 3 secondi. Grazie. Prego. Con un silenzio di tomba vi intrattengo. No, scusate se ogni tanto ricordiamo il discorso delle mascherine, ma poiché c'è stata anche qualche isolata lamentela, noi siamo qui a ricordare che siamo in un contesto pubblico. Grazie. Per cui... Grazie Presidente, perfetto, sei stato chirurgico. Direi stato che... acrilico. Sintetico, lanci tu, anzi, acrilico. Il dottor Imbriano lo lanci tu, ok? Per micro, che adesso ci parlerà un attimino invece della società, cose molto molto interessanti. Benissimo. Prego. La parola a Benigno Imbriano. Sono di nuovo io, quindi è solo il pezzo è quello di prima. Allora, è il secondo tempo. È il secondo tempo, grazie. Allora, giusto per riprendere il discorso di prima, vi abbiamo raccontato qual è il motivo della nostra presenza, però il rapporto tra FIAIP per micro e Auxilia è qualcosa che va un po' più profondo, c'è un rapporto di stima e di conoscenza con i vostri responsabili che va qualche anno addietro. E devo dire che, lo potete vedere, da fine 2020, in un momento ovviamente di grande difficoltà, insieme a Paolo, insieme a Roberto, insieme a Gianfilippo, Alessandro, ci siamo incontrati per cercare di capire in che modo insieme potevamo cercare di dare un contributo in un momento in cui la situazione, inutile commentarla, ma sicuramente dove la crisi sociale, oltre che economica, credo sia abbastanza rilevante e sentita soprattutto. Allora ci siamo chiesti in che modo insieme potevamo dare una mano a chi fosse in una situazione di difficoltà, in particolare, ve lo dico, rispetto a quella che è la situazione ovviamente dell'emergenza abitativa e rispetto a quelle che sono le situazioni di compravendita, di locazione di immobili. E da lì è nato un accordo di collaborazione che ha trovato attuazione a partire da quest'anno, che ovviamente si realizza, lo dico, ho portato anche dei numeri, ma giusto per farveli vedere, ma sono numeri che riguardano la nostra azienda e quello che è il nostro rapporto di collaborazione. Per micro, se possiamo andare, eccola, perfetto. Due numeri, ma proprio velocissimi. Quello sulla sinistra, sulla mia sinistra, è quello che ha fatto per micro in questi 14 anni. Noi abbiamo erogato circa 232 milioni di euro, sono circa 27.000 le operazioni destinate a persone fisiche, 4.000 quelle alle aziende. Insieme ai colleghi di Auxilia in questi mesi, e sono stati sicuramente mesi non facili, come vedete abbiamo avuto 108 segnalazioni, siamo riusciti ad aiutare 30 clienti.
Quando vedete questi numeri, voglio anche spiegarvi una cosa in maniera molto semplice. Immaginate che l'importo medio delle nostre operazioni è intorno ai 7.000 euro per le famiglie. Quindi questo, quando vedete cifre così importanti, vuol dire che c'è un numero di operazioni estremamente, estremamente importante dietro. E siamo riusciti a fare dei numeri. Poi più avanti vi racconterò una cosa che ci piace sempre fare per quanto riguarda la nostra attività. Se possiamo andare a quella che è la mission che vi ho raccontato prima, che è la cosa a cui teniamo di più. Vorrei girare le slide se ci riusciamo. Questo, perfetto. Mi pare che non vada. Eccola qua. Questa, andiamo avanti. Ci dovremmo essere, questo è il bello della diretta. Ok, perfetto, è questo di cui volevo parlarvi. Quello è quello che vi ho raccontato prima, la mission di Permigo, la caratteristica principale di Permigo, ciò che ci rende un po' unici nel panorama finanziario. Sulla sinistra vedete la nostra presenza, lo dico perché con piacere noi abbiamo 21 filiali, siamo presenti in 14 regioni, siamo dal 1° di novembre saremo a Cagliari, per cui avremo la copertura anche della Sardegna, e dal mese di dicembre saremo presenti anche in Calabria. Quindi diciamo che la copertura, riusciamo a garantire una copertura nazionale di quello che è il nostro territorio. Voglio raccontarvi una cosa prima di passare. Questi sono i nostri soci ed è importante perché è grazie a loro che poi riusciamo a realizzare quello che ci siamo appena raccontati. La nostra mission è una mission misurata quotidianamente dal Politecnico di Milano. Il nostro impatto sociale viene misurato ogni giorno. E posso garantirvi che per noi è il motivo, diciamo, è il nostro senso di esistere, quello di provare a misurare quello che è l'impatto generato dalla nostra attività. Pensate che ogni finanziamento erogato da Permicro negli ultimi 10 anni ha generato 1,2 nuovi posti di lavoro. Posti di lavoro che sono andati soprattutto a giovani per il 60%, e il 47% di questi erano disoccupati. Vi dico due numeri perché lo dico... rappresento l'orgoglio di tutti noi che lavoriamo in una società come Permicro. Negli ultimi 10 anni Permicro ha generato circa 76 milioni di nuove entrate statali e circa 15 milioni di risparmi come minori sussidi dovuti al fatto che persone in uno stato di disoccupazione hanno potuto avere un nuovo lavoro. I giovani per noi rappresentano da sempre uno dei nostri riferimenti principali, la possibilità di far avviare un'attività rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione. Sapete benissimo quanto è difficile, soprattutto per un giovane, per una persona che non ha particolari garanzie, particolari mezzi, se non dalla sua un'esperienza e la forte volontà, poter accedere al credito ordinario. Questi sono i nostri soci. Abbiamo 4 banche, 4 fondazioni, il nostro socio industriale è BNL. Ieri abbiamo avuto il direttore commerciale qui di BNL, il dottor Bonanzea, quindi... abbiamo ascoltato e devo dire che grazie a questi soci che noi in questi anni ci siamo potuti permettere di poter realizzare quello che è il nostro lavoro. Queste sono le collaborazioni che al momento Permicro è in piedi e come vedete ovviamente FIAIP, Auxilia, abbiamo delle banche estremamente importanti, ma come vedete non ci sono solo istituzioni finanziarie, c'è la Caritas, c'è la Fondazione di Finanza Etica, ci sono i Rotary, c'è la Fondazione Welfare Ambrosiano, ci sono tutti quei soggetti che ci aiutano a conoscere i territori. Noi siamo troppo piccoli per poter pensare di coprire il territorio nazionale in maniera adeguata. E perché l'accordo con voi per noi è estremamente importante? Perché credo che ci siano poche istituzioni come la vostra. Sentivo gli interventi di stamattina, l'entusiasmo con cui alcuni di voi rappresentano il vostro lavoro, la vostra professione. Ebbene, credo che ci siano poche persone che più di voi conoscano il territorio, conoscano quella che è la situazione economica e sociale delle vostre realtà. E allora noi, grazie alla nostra collaborazione, possiamo arrivare a raggiungere delle persone che altrimenti noi non potremmo in nessun modo aiutare e supportare. Questo per noi è estremamente importante ed è il compito principale che abbiamo affidato da sempre alla nostra collaborazione. Noi aiutiamo fondamentalmente 2 categorie, facciamo prestiti fino a 15.000 euro per le famiglie
e fino a 25 per le aziende. Dico subito, Permicro non affida tutto. Noi aiutiamo le persone su quelli che sono i bisogni di base, la casa, il lavoro, la formazione, la scuola. Certamente non diamo i soldi ai clienti per comprarsi un telefonino. Non diamo i soldi ad un cliente per andarsi a comprare la macchina per la domenica, ma se ha bisogno del furgone, dell'auto usata per andare al lavoro tutte le mattine, sì. Questo c'è anche un discorso, quindi, da questo punto di vista. Poi vengo a quella che è una modalità a noi particolarmente cara, che è quella di raccontare di noi attraverso le storie dei nostri clienti. E questa è una storia nostra. È una storia di un... questa è la città di Lecce, dove possiamo raccontare, di un cliente che è arrivato a Permicro grazie a voi, grazie ad un vostro collega, Antonio Cotardo, non so se è presente tra di voi, ma la racconto perché? Perché è una delle storie che credo probabilmente tutti noi oggi possiamo immaginare. Città di provincia, tante serrande abbassate, molte, come dire, pure molto polverose, perché chiuse da mesi, se non da... C'è una persona, soprattutto ci sono delle amiche, e quindi sai, un'azienda al femminile, per cui ci fa ancora più piacere, dove decidono di mettere insieme quello che è un... cioè di aprire un'iniziativa, un ristorante, un luogo di convivialità, di incontro. Lo fanno nel 2019. Ovviamente i tempi di apertura di questo locale vanno un po' più avanti, perché i lavori di ristrutturazione a volte non sono mai quelli, sapete quando iniziano, non si sa mai quando finiscono, così sono anche i costi della ristrutturazione, perché ho ristrutturato da poco, quindi quello che voglio dire è questo. Fine 2019, tra l'altro, come dire, oltre al danno alla beffa, perché questa persona non ha potuto avere neanche tanti ristori nel momento in cui c'è stato il lockdown, perché il 2019 non aveva neanche particolari numeri da poter rappresentare. Ma questa persona ha avuto il coraggio di tenere aperto il locale tutti i giorni, anche durante la chiusura, anche a costo di servire un solo asporto. Una persona, infatti, abbiamo riportato, ci ha detto, non ha senso piangersi addosso. Bene, questa persona aveva difficoltà ad accedere ad un credito ordinario, come potete immaginare, perché non aveva un supporto numerico, non aveva un supporto in termini di patrimonio, non aveva un supporto in termini di garanzie. Noi l'abbiamo fatto, oggi questa attività va bene, è ripartita, grazie a Dio, lavora, e questo per noi è il, come dire, è il senso del nostro esistere. E di questo vorrei ringraziarvi, perché è attraverso, come le chiamo io, le storie belle di Permicro, queste sono le storie delle quali noi e tutti i miei colleghi siamo orgogliosi, possiamo realizzarle, perché possiamo realizzarle insieme a voi. Senza di voi noi storie del genere non potremmo raccontarle. E di questo vi ringrazio e termino il mio intervento. Grazie ancora. E come dice qualcuno, insieme siamo più forti. Io ci credo tanto. Insieme siamo più forti. Grazie. Grazie. Proseguiamo gli interventi con Daniele Pollione del Uno Energy. Lo chiamo sul palco, grazie. Buongiorno a tutti. Intanto volevo subito ringraziarvi, perché l'accordo che abbiamo da 2 anni ci ha portato delle soddisfazioni importanti. È partito in salita, perché nel 2020 sapete tutti che con la pandemia è stato difficile incontrarci e iniziare le collaborazioni, ma il 2021 è stato un anno ricco di incontri, accordi e contratti da parte nostra. Abbiamo cercato di servire i vostri clienti a 360 gradi e posso dire che ci siamo riusciti con reciproca soddisfazione. L'ho visto dagli incontri che ci sono stati ieri e questa mattina. Molti di voi ci hanno fatto sapere che le convenzioni, gli accordi locali, le partnership locali funzionano molto bene. Ci hanno presentato anche alcuni dei colleghi di altre province e di questo ne siamo soddisfattissimi. Però siamo di fronte a una nuova sfida. L'aumento dei prezzi delle materie prime e l'aumento anche dei prezzi dell'energia ci porta a porre un accento diverso, più importante, sugli impianti termici degli immobili.
Noi abbiamo creato una divisione, ormai da qualche anno la stiamo potenziando, che oggi vanta 75 milioni di euro di fatturato. Lo facciamo grazie anche qua alle partnership locali. Non siamo noi direttamente a vendere come i nostri concorrenti la caldaia, le pompe di calore, il fotovoltaico, ma lo facciamo con gli imprenditori locali. Abbiamo fatto dei test, sono andati molto bene, hanno funzionato benissimo e quindi anche qua crediamo di potervi dare una mano magari a rivitalizzare quegli immobili un po' fermi perché datati, fermi perché magari i vostri clienti hanno paura dell'investimento che devono fare. Noi lo facciamo aiutandoli con le detrazioni fiscali, quindi siamo noi i protagonisti dello sconto in fattura con il 50-65%, se possibile anche con il 110%, quindi dando le fatture a zero al cliente. Come lo facciamo? Non ve lo spiego adesso perché non voglio rubarvi troppo tempo, però abbiamo uno stand, se siete interessati a capirne, a saperne qualcosa di più, vi ospitiamo volentieri, prendiamo i nominativi e fissiamo un appuntamento e molto volentieri verremo a trovarvi, magari facendo nuovi accordi con le sedi locali, per provare a vedere se questo progetto può funzionare ancora, ancora una volta con voi. Io comunque vi ringrazio, non vi rubo più del tempo e forza FIAIP, sempre. Grazie a Daniele Pollione della Uno Energy. Diamo ora la parola ad Alessandro Calvo della Unitas. Allora, intanto buongiorno. Io, qualcuno mi conosce, insomma, bazzico FIAIP da un po', sono Alessandro Calvo e sono l'agente generale dell'Itas Mutua, nonché l'amministratore di Unitas Assicurazione, che è appunto l'agenzia che gestisce le intese, insomma, con FIAIP. Prima di tutto, insomma, grazie ovviamente a tutti voi e al presidente Baccarini e al presidente Righi che mi hanno permesso oggi così di portare i miei saluti e i saluti della presidenza della compagnia. Peraltro questa è un'occasione un po' speciale anche per noi, perché ricorrono due cose. La prima è che esattamente il primo novembre di 10 anni fa fu stipulato il primo accordo tra FIAIP e Itas Mutua, quindi di fatto oggi celebriamo il decennale di questa partnership. Permettetemi, insomma, nel mio mondo è molto difficile che un accordo commerciale così importante abbia questa durata, questa prospettiva. Secondo me sì, ovviamente la misura dell'equilibrio che è stato mantenuto nel SINALAG, insomma nel rapporto, nell'equilibrio di interessi che sottende ovviamente la convenzione e l'accordo commerciale, però misura anche il livello della relazione che tra la compagnia e la federazione, se vogliamo anche tra noi e voi, si è mantenuta, insomma, al di là e oltre le cose che possono succedere nel corso di una relazione così lunga, e speriamo anche, ne siamo convinti, insomma, di così grande prospettiva. La seconda ricorrenza riguarda più noi di Itas intendo, che Itas Mutua quest'anno celebra i 200 anni di vita. Infatti fu fondata 200 anni fa, al tempo dei Carbonari, ed è la più antica compagnia del mercato assicurativo italiano, nonché l'ultima mutua pura che esiste in Italia. Insomma, come sapete, Reale è anche quotata in borsa, quindi diciamo ha una situazione un po' mista. Noi siamo proprio una mutua purissima. A questo proposito la compagnia ha preparato un brevissimo filmato per raccontare un po' i valori che sottendono e che sono, insomma, la misura della compagnia. Non so se Gianluca può mandarlo in onda, per favore. Quando le azioni sono quelle che compiamo per la nostra terra, gli
utili sono utili alle generazioni di domani. E gli interessi sono quello che vi sta più a cuore. È solo quando le persone non sono un numero che i numeri hanno un vero valore. Cento anni di IDAS, una storia che parla di voi. Ecco, questo filmato, grazie. In questo filmato si è dato ovviamente la voce al punto principale di cui noi siamo orgogliosi, appunto, cioè quello di essere una mutua. Essere una mutua significa che nell'oggetto sociale non c'è la massimizzazione del profitto e la distribuzione degli utili. Non c'è questo, ma c'è al contrario, dove l'oggetto sociale, cioè quindi proprio il dovere della compagnia, è quello di massimizzare il benessere degli stakeholders della compagnia stessa, che sono ovviamente la parte lavoro e quindi dipendenti a reti distributive, ma in particolare i soci assicurati, perché io più volte l'ho detto anche in consessi come questo, ricordatevi che chiunque compra una polizza di assicurazione in realtà non è cliente, ma compra un pezzettino della compagnia, perché i soci della compagnia sono gli assicurati, che sono appunto non più clienti, ma nel momento in cui acquistano un prodotto assicurativo dalla mutua ne diventano soci. Dicevo appunto lavoro, soci assicurati, ma diciamo anche il territorio, nel senso che la mutualità, la nostra prospettiva è quella di restituirla al territorio dove lavoriamo. A questo proposito un flash brevissimo e poi vado verso la conclusione. Noi di Unitas Assicurazione abbiamo aperto uno sportello del terzo settore destinato proprio alle associazioni di volontariato che operano sia nel campo della solidarietà che dell'ambiente, per assisterli in tutta una serie di servizi, molti dei quali gratuiti. Ovviamente tutti noi siamo professionisti, ma siamo anche cittadini e magari anche volontari o amici di volontari o amici di associazioni che si occupano appunto di terzo settore e di volontariato. Se qualcuno fosse interessato a parlarne, ovviamente nel box o successivamente quando volete, tanto i miei numeri credo che li conosciate tutti. In ultimo, prima di salutarvi velocissimamente, il quadro offerta, ma poi gli approfondimenti tecnici li potete ovviamente seguire e richiedere quando volete, sia al desk fuori, sia ovviamente i numeri dell'agenzia. Sapete che avete anche una persona, una risorsa dedicata, oltre che tutto, insomma, la struttura che si occupa appunto di seguire la convenzione. Il quadro offerta, ricapitolo velocissimamente, ovviamente l'RC professionale, che è la mamma di tutte le polizze, quella obbligatoria che dovete presentare in Camera di Commercio, è obbligatoria per la professione. Poi abbiamo la polizza di tutela legale e penale, e abbiamo la polizza degli uffici, che abbiamo lanciato 5 anni fa e che piano piano sta avendo tantissime adesioni. Adesso dall'anno scorso abbiamo aperto il nuovo canale sugli infortuni e su tutto il grande tema del welfare, quindi gli accantonamenti in fondo pensione per la costruzione di una pensione integrativa, i rischi puri, insomma, di premorienza, e la cosiddetta long term care, cioè la polizza per la non autosufficienza, che è questo prodotto molto anglosassone che garantisce una rendita vitalizia in caso a seguito di infortunio o malattia si generi appunto una non autosufficienza. In ultimo bambino appena nato, adesso lo dovrò formalizzare, insomma, a FIAIP, costruendolo in convenzione, quindi applicando delle condizioni di favore, l'assicurazione per la mobilità sostenibile, quindi monopattini, biciclette elettriche, carrozzine, hanno che adesso ovviamente fanno parte ormai della nostra vita, hanno in sé dei rischi sia di responsabilità civile che di infortuni, per cui noi abbiamo costruito un prodotto che adesso nei prossimi mesi presenteremo anche alla federazione. Io rinnovo i ringraziamenti veramente al Presidente di questa opportunità e grazie a voi tutti dei 10 anni di aver collaborato con noi al successo di questa convenzione. Grazie.
grazie ad Alessandro. Scusate, mi sono persa un attimo. Alessandro Calvo, sì. Dovremmo ora avere un contributo video del senatore Pazzaglini. No? Si sono no? Quindi proseguiamo e chiamiamo Antonio Scognamiglio, direttore commerciale e marketing Amissima. Amissima. Buongiorno signori, ringrazio l'organizzazione, la FIAIP e insomma, tutti gli amici con i quali siamo entrati in contatto negli ultimi anni, durante i quali abbiamo imparato a lavorare insieme. Sorridevo mentre salivo gli scalini per il palco per la papera su Amissima, Amicissima e altro. E, insomma, è divertente questo, perché immagino che poca gente, pochi dei presenti sappiano qualcosa di questa compagnia. Io ho una lunga navigazione nel mondo assicurativo e sono approdato a questa realtà 5 anni fa circa, ma soltanto per, credo che il grande pubblico conosca Carige, Carige Assicurazioni, Nord Italia, Levante, la Baloise, eccetera, eccetera. Ecco, in un mondo nel quale le concentrazioni, le convergenze, le riorganizzazioni sono diventate ormai oggi un refrain, un quadro realizzativo continuo, Amissima è una di quelle espressioni e infatti la potremmo definire una start-up con 100 anni di storia, perché l'anno scorso questa compagnia ha compiuto 100 anni, naturalmente non con questa carta d'identità, ma con una storia che è fatta di, come dicevo poc'anzi, Nord Italia, Levante, eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché questo nome così strano e così come dire, facilitante gli inciampi linguistici? Cose che succedono anche ai nostri clienti affezionati. Perché questi ultimi 5 anni di questa compagnia sono stati caratterizzati da una riorganizzazione molto radicale, un riorientamento strategico della compagnia grazie agli investimenti fatti dal fondo di private equity Apollo. Raccontarvi, farvi la carta d'identità statica della compagnia sarebbe sbagliato, e per questo motivo sono partito raccontandovi un po' di storia precedente. Oggi facciamo parte di un gruppo internazionale, Talanx HDI. Siamo riusciti quindi a trasformare questa compagnia negli ultimi 5 anni, renderla solida, stabile, con un approccio marketing e una relazione con le persone, e per questo intendo sia i partner che i clienti finali che i distributori, tale per cui abbiamo attratto l'attenzione degli investitori più industriali di questo settore e da pochissimo siamo entrati, come dire, nella cornice di HDI. HDI significa, e Talanx significa robustezza finanziaria, stiamo parlando di un gruppo presente in tutto il mondo, che è presente in 150 paesi, ha un rating stabile molto elevato e forse non piacerà ai fanatici dell'italianismo, purtroppo è un gruppo tedesco, ma nella sua espressione italiana è molto molto italiana in termini di empatia, in termini di strategia di marketing, in termini di contatto e relazione sia con il mercato che con i clienti. Sempre per raccontarci un po' di stabilità e di crescita finanziaria, di robustezza finanziaria del gruppo del quale adesso Amissima fa parte, ho soltanto tratto
un estratto del Global 500 di Fortune e soltanto l'anno scorso il gruppo Talanx è cresciuto di 30 posizioni nella sua stabilità finanziaria. Parlavamo poc'anzi dei partner, dei clienti. Uno dei claims della scusate l'inglesismo, uno dei principi guida di questa compagnia negli ultimi 5 anni è noto anche per le pubblicità che molti di noi avranno visto: persone che assicurano persone. Il valore della relazione interpersonale e la cura dell'afflato umano nella vendita, se volete, nella proposizione dei prodotti, ma anche nell'intrattenimento delle relazioni di business, è quello che ha consentito a questa compagnia negli ultimi 5 anni di passare da una situazione che richiedeva una profonda riorganizzazione ad una condizione assolutamente stabile, tanto che nell'ingresso che stiamo facendo proprio in questo periodo l'integrazione nel gruppo Talanx, non solo non ci troviamo a disagio, ma siamo in condizione, come stiamo già facendo, di portare una serie di eccellenze operative, organizzative, ma anche di relazione appunto con le persone che accresceranno anche il valore della compagnia che ha fatto l'acquisizione. Quello che vedete è l'apparato distributivo piuttosto robusto. Oggi possiamo contare su 800-850 agenzie sul territorio, circa 360 sportelli dei vari accordi di distribuzione bancari, ma anche 100 broker indipendenti. Ho lasciato in ultimo i broker perché il nostro contatto, la nostra relazione più largamente intesa con FIAIP, ma con altri bracci operativi di FIAIP, è nata grazie alla colleganza, alla relazione interpersonale con 22 broker, un broker del quale noi abbiamo, oggi possiamo dire stima, ma l'avevamo anche precedentemente, oggi possiamo anche apprezzare le modalità operative. Non vi racconto l'offerta assicurativa perché è la più ampia possibile, ma come quasi tutte le compagnie copriamo tutti i settori, tutti i bisogni assicurativi, per cui mi sembrerebbe ridondante ritornare su questo tema. Invece credo sia molto più importante quello che abbiamo costruito con 22 broker e gli amici dell'organizzazione, del team di 22 broker, perché di questa ottima relazione di business e personale di fatto godete tutti voi, o avete la possibilità di godere tutti voi. Grazie a questo rapporto, grazie a questa relazione di business, siamo coloro che garantiscono le coperture incendio e scoppio legate alla sottoscrizione dei mutui distribuiti da altri bracci operativi della FIAIP, e in realtà lavoriamo insieme da un paio d'anni scarsi. Abbiamo già tratto estreme soddisfazioni, e non parlo di redditività, parlo di relazione con le persone e relazione anche con la platea che oggi mi trovo davanti. Siamo sulla strada di arricchire ulteriormente il catalogo delle soluzioni personalizzate, e magari avremo qualche notizia durante questa manifestazione. Soluzioni personalizzate che vedranno la luce nei prossimi giorni, settimane, forse non arriveremo a toccare i mesi. Quello che però vale la pena di raccontare, forse, più che copriamo i rischi infortuni, malattie, eccetera, eccetera, cioè un catalogo banalmente, genericamente analogo a quello di tutte le altre compagnie, due, secondo me, sono gli aspetti sui quali vorrei incentrare la vostra attenzione. Per due motivi fondamentali. Uno, perché la pandemia ha scoperchiato una sorta di vaso di Pandora in termini di rischio cibernetico. Tutti quanti abbiamo, anche mia madre che ha 89 anni, ha imparato ad utilizzare
PC e smartphone per fare una serie di attività che prima demandava ai figli o che prima doveva fare lei fisicamente, banca, poste, eccetera, eccetera, e questo ha scoperto un lato molto debole dei nostri comportamenti in rete, e dall'altra parte il rischio sanitario. Rischio sanitario che proprio per la pandemia ha scatenato la necessità, il bisogno che ciascuno di noi, su cui ciascuno di noi oggi ha un po' di sensibilità in più rispetto a prima. E allora su questo noi abbiamo due soluzioni, una più sofisticata dell'altra, ma con una scelta di marketing chiara. Una è quella che copre la responsabilità civile, i danni diretti e la gestione della violazione della privacy, cosa che attraverso la rete, in questo momento credo che il 97% di noi stia utilizzando il cellulare o presso o dentro un social o comunicando con l'esterno o in rete per raccogliere informazioni, magari su Amissima. Questi sono elementi di rischio se non adottiamo dei comportamenti adeguati, e su questo dobbiamo fare veramente tutti una lunga strada di maggior consapevolezza, ma nel frattempo abbiamo necessità di coprire i rischi che stiamo correndo. Bene, la polizza cyber che vedete qui rappresentata è una copertura, in questo momento, perché poi sapete il mercato assicurativo è rappresentato da front runner, soggetti che vanno avanti, fanno innovazione ma sono facilmente, immediatamente copiabili. Normalmente nel nostro mercato faccio uscire una polizza, mezz'ora dopo, non ci vuole granché, sono copiato correttamente la concorrenza dai miei concorrenti. Beh, ancora oggi la Cyber Amissima vede soltanto un altro concorrente che ha appena fatto uscire una copertura analoga. Beh, noi siamo usciti l'anno scorso, in piena pandemia, forse un po' prima della pandemia, e questo caratterizza molto la nostra offerta assicurativa, soprattutto perché non solo è rivolta banalmente ad individui e famiglie, ma in realtà è molto più tagliata per professionisti e piccole imprese, che sono quelle che mi trovo davanti in questo momento. È una riflessione questa che andrebbe fatta da parte di ciascuno di noi, magari qualche informazione in più, non tanto su questa copertura, quanto sui rischi che corro nell'operare quotidiano, mettendo in pericolo i dati dei miei clienti, la sensibilità delle mie informazioni di azienda o di professionista, forse andrebbe fatta. Anche la soluzione, più in termini di servizio che in termini di risarcimento, è piuttosto interessante e molto distintiva nell'attuale panorama. L'altro punto era quello della salute. È banale, ci sono molte compagnie con una buona offerta in termini di copertura dei bisogni sanitari, però quante volte ciascuno di noi, me compreso, ha avuto difficoltà nel interpretare le clausole, nel comprendere quali fossero, quali siano i limiti di copertura, quali siano i diritti ai quali sui quali posso fare affidamento, e poi con l'incertezza dei processi di liquidazione, dei tempi di liquidazione. Bene, partendo da questi bisogni o da queste criticità, l'incertezza, i processi lunghi, l'incomprensione delle clausole, abbiamo costruito una polizza molto semplice, la capisce anche mia madre, la capisco anch'io se volete, e molto semplice da proporre, molto semplice da comprendere, molto semplice da liquidare e molto semplice da utilizzare in un mondo un po' più cyber, se volete, così mi collego al tema precedente. Perché è molto semplice? Perché è caratterizzata dal principio indennitario. Ti chiarisco in anticipo a fronte di quale inconveniente avrai diritto ad una cifra certa. Vi faccio un esempio banale: slogatura di un polso non è centrata, poi il mio collega responsabile dell'assunzione di questa compagnia che sta seduto tra voi mi fucilerà dopo all'uscita, mi si sloga un polso, ho diritto a 100 euro, mi si rompe il femore, ho diritto a 1500 euro, dico dei numeri a caso. Questa è la banalità, ma la semplicità e la vendibilità e la comprensibilità
del principio indennitario. È un modo questo, se volete, per entrare meglio nei bisogni del cliente e far apprezzare la volontà di stare insieme, di fare i partner del cliente che ha bisogno di coperture e di garanzie, invece che parlare per iscritto in assicurese, rendere complicata la comunicazione e o rendere lunghe le procedure di liquidazione. In più questa formulazione è condita e arricchita da una app che consente quella che in inglese si chiama second opinion o la consulenza via filo, non via filo ma in video, di un medico. E personalmente io durante la pandemia ho avuto più volte la necessità di sentire una seconda opinione, un secondo medico che non fosse, che mi potesse dare conforto sul parere che il mio medico di famiglia irraggiungibile, latitante o incerto nelle soluzioni che mi proponeva nel evitare che cadessi nel rischio pandemico, mi dava. Questa magari siamo un po' lontani dalla sensibilità che dovremmo avere nella relazione interpersonale, ma la pandemia, ma tutto il mondo in realtà ci ha molto evoluto. Oggi tanti di noi fanno riunioni in Skype, Teams, Zoom. 2 anni fa era un'eccezione, oggi è la regola. E quindi non è così anomalo, ho iniziato ad utilizzare anch'io questa app, perché come dipendente l'ho avuta per fortuna, e devo dire che un po' per curiosità, un po' per divertimento, inizia ad essermi utile, spero un giorno indispensabile. Ho sentito prima del mio intervento alcuni più notabili di me ringraziare l'organizzazione, ringraziare il presidente, ringraziare la FIAIP e dichiarare di aver imparato qualcosa tra ieri e oggi che prima non conosceva. Mi sento molto vicino a chi ha fatto questa dichiarazione e chi ha espresso questo ringraziamento. Ringrazio anch'io perché ho seguito i lavori stamattina ed entrare nel vostro mondo dalla porta principale, cioè partecipare con voi ai lavori della vostra vita, è stato per me un arricchimento e mi consente anche di lavorare meglio con 22 broker e con i bracci operativi della FIAIP, e di questo sentitamente vi ringrazio. Grazie. Abbiamo ora 3 contributi video. Uno del senatore Giuliano Pazzaglini, il primo. Sono su Candid Camera. Sera, rammarico perché in questi anni la collaborazione è stata puntuale e a mio avviso anche efficace, e quindi mi sarebbe piaciuto confrontarmi di persona su tematiche specifiche, incontrarvi e poter parlare con voi di quello che è stato fatto, ma soprattutto del tanto che sarebbe ancora possibile fare. Purtroppo però gli impegni a Roma e gli impegni sul territorio per i ballottaggi che ci saranno a breve mi rendono impossibile investire un pomeriggio per essere lì con voi. E quando dico investire un pomeriggio lo dico con cognizione di causa, perché sono convinto che sarebbe stato un ottimo investimento proficuo per quella che sarà la mia attività del prossimo anno e mezzo di legislatura. In questo periodo il nostro confronto ha portato a risultati tangibili sia in termini propositivi e quindi come presentazione di emendamenti legati alle vostre necessità, ma anche come collaborazione ulteriore. Se penso ad esempio al vostro intervento, la vostra richiesta che poi mi ha portato ad impegnarmi con i colleghi di commissione ad ottenere il ritiro dell'emendamento della Lega alla legge di delegazione europea che andava a disciplinare l'incompatibilità tra l'attività di agente immobiliare e quella di collaboratore, il credito dimostra appunto che facendo sinergia, che lavorando insieme e che cercando di arrivare a perseguire l'obiettivo, poi i risultati si ottengono.
In questo momento la situazione, sapete bene, che è molto preoccupante, la situazione generale dell'economia macro, perché la possibilità di uno shock energetico, il rincaro delle materie prime, il rischio inflazione che io in passato ho anche auspicato, ritenendo che una inflazione controllata sia l'unico modo per ridurre in termini sostanziali l'enorme debito pubblico che abbiamo noi, ma legata a rincari così importanti delle materie prime potrebbe rischiare di diventare sotto controllo e quindi evidentemente patologica per il nostro sistema economico e produttivo. Comunque tutti questi fattori uniti ad un altro che a mio avviso non avrebbe dovuto verificarsi, perché avremmo dovuto imparare una lezione del recente passato, penso al 2007, alla crisi della bolla immobiliare che è scoppiata negli Stati Uniti, ha portato al fallimento prima di Lehman Brothers e poi, per l'effetto domino che ne è scaturito, ad una crisi mondiale dei mercati che è durata fino al 2009. Immagino che voi tutti abbiate capito che mi sto riferendo alla crisi del colosso immobiliare Evergrande in Cina, che ha 305 miliardi di debiti e che la settimana scorsa non è riuscito a rimborsare pochi milioni di cedole in scadenza. Quindi ritengo non sia eccessivo parlare di bolla speculativa, bolla immobiliare anche in Cina, e quindi il rischio di poter rivivere fenomeni del passato a mio avviso è concreto. Ecco perché è fondamentale che in questo momento la politica sia vicina a chi presiede il territorio, a chi vive le difficoltà quotidiane delle imprese, dei cittadini, a chi come voi con un confronto quotidiano su tematiche fondamentali sia per l'economia ma anche per il sociale potrebbe diventare di supporto importante per l'attività dei parlamentari. Io ho sempre, coerentemente con questa convinzione, ho sempre cercato un confronto aperto. Da parte vostra ho apprezzato lo spirito propositivo, la voglia di collaborare, soprattutto la validità delle proposte, la credibilità che vi siete guadagnati in questi anni è sicuramente più che meritata, perché avete dimostrato di essere interlocutori credibili, affidabili e soprattutto di essere una sponda importante per andare a intervenire in maniera efficace e utile, cosa che invece spesso non avviene, perché la politica crede di avere la verità assoluta già in tasca, di essere depositaria della verità assoluta, si muove più per ideologia anziché per la soluzione dei problemi come dovrebbe. Quindi auspicando che questa collaborazione possa continuare in questi termini anche nel periodo che appunto manca la fine della legislatura, spero che ci sia presto anche un'occasione per incontrarci di persona con tutti voi, perché ritengo che dal confronto reciproco potrebbe nascere un arricchimento, potrebbe scaturire un arricchimento reciproco per tutti noi. Buon lavoro quindi e speriamo che ci sia presto un'altra occasione. Abbiamo un secondo contributo dell'onorevole Katia Polidori. Amici della FIAIP, buongiorno. Qui in realtà è sera, come vedete buio, io sono nel cortile della Camera dei Deputati, ma vi dico buongiorno perché immagino che voi vedrete questo video di saluto domattina. E mi dispiace tantissimo di non essere lì con voi, è la prima volta che io manco una vostra convention, ma si richiede la mia presenza in Parlamento ed è molto importante che io ci sia, perché si sta parlando di cose che ci riguardano a tutti. Come sapete, la nostra attenzione adesso è molto alta sulla riforma del catasto e mi sento di dirvi, di tranquillizzarvi, perché il presidente Draghi ci ha garantito che le tasse sulla casa non verranno assolutamente aumentate, e io vi posso garantire che fin quando insieme a voi staremo insieme, e io sarò la presidente dell'osservatorio sul mercato immobiliare, osservatorio parlamentare, insieme a voi, perché voi siete una delle associazioni, anzi federazioni fondative di questo strumento, non ci sarà modo di aumentarle. Allora, intanto grazie per la vicinanza, per i suggerimenti che mi date sempre. Abbiamo lavorato molto bene insieme sul decreto Ristori. Grazie alla vostra proposta abbiamo presentato degli emendamenti per superare il codice Ateco, per fare in modo che potessero usufruire dei ristori tutte le attività che ne avessero bisogno indipendentemente dal loro codice, e tante altre cose abbiamo presentato insieme. Continueremo a lavorare su questa strada.
con la vostra federazione al fianco, con tutti gli amici che si occupano di questi argomenti, e vi voglio garantire la mia vicinanza. Non sono lì con voi, ma come se ci fossi. Un caloroso saluto al presidente Baccarini, un saluto al presidente Righi. Spero di vedervi presto e vi prometto che farò di tutto per non mancare il vostro prossimo incontro. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao a tutti, anzi buongiorno a tutti. Abbiamo un terzo contributo, il senatore Paolo Ripamonti. Ciao a tutti, anzi buongiorno a tutti, grazie dell'invito al congresso nazionale della FIAIP, grazie al presidente Baccarini che mi ha invitato. Avrei voluto essere lì con voi a condividere i lavori del vostro congresso, ma i lavori parlamentari e anche gli impegni sui territori me lo hanno impedito. Ringrazio ancora una volta il presidente per avermi dato l'opportunità comunque di portare il mio saluto, che faccio ovviamente molto volentieri. Posso dire di essere uno di voi. Nella vita precedente ho fatto questo mestiere, probabilmente sarà il mestiere del mio futuro, perché è un mestiere che amo fortemente. Credo di essermi impegnato affinché nel tentativo, diciamo, di sminuire, di impedire la possibilità a tutti voi di essere, diciamo, professionisti di questo settore, ho dato il mio contributo, non ultima sulla legge di delegazione, che è ancora tutta da giocare, e noi la partita che abbiamo giocato sia io che come Lega nella commissione di competenza è stata una posizione chiara e netta. È un periodo particolare, è un periodo difficile, la ripresa in qualche modo accompagnata, diciamo, a una affievolirsi, speriamo, definitivamente, diciamo, del problema Covid è particolarmente particolare. Devo dire che venendo da una terra come quella della provincia di Savona, vocata al turismo, i segnali che mi sono stati dati dalla categoria e dei colleghi, degli amici che ho lasciato qualche anno fa per fare pro tempore il senatore, mi stanno dicendo essere buoni. Quindi un grosso in bocca al lupo a tutti voi, un grosso in bocca al lupo all'Italia in generale, e ancora davvero un grazie di cuore al presidente Baccarini per questo invito e per aver avuto la possibilità di interloquire con voi, che siete un po' la mia famiglia. Grazie. Grazie, abbiamo ancora qualche minuto, per cui se mi passate l'espressione gioco il jolly, invitando a parlare il senatore Li Gotti a esprimerci una breve relazione in qualità di presidente del Collegio dei Provvivieri. Buongiorno e grazie, perché io vivo l'onore di far parte, sia pure indirettamente, della famiglia FIAIP come presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri. Lo vivo come un onore e ne sono orgoglioso. Per me la FIAIP è una realtà assolutamente particolare, perché è un luogo di professionalità, di impegno, di formazione, di studio, di garanzia per i consumatori, per i cittadini, ma è qualcosa di più, perché se nel rapporto sinallagmatico con il cliente è chiaro che voi mettete a disposizione tutta la vostra competenza nell'interesse del cliente, in una concezione più vasta, più generale, che va al di là del rapporto sinallagmatico cliente-agente, io colgo il fatto che l'asticella della legalità in casa FIAIB è alta.
Cioè voi in un settore particolarmente delicato, perché è il settore d'avanguardia dell'economia, rappresentate quella legalità di cui il popolo italiano ha fame, nel senso che siete l'avamposto delle leggi che si osservano, che si fanno rispettare, laddove i diritti vengono tutelati. E che sia questa anima condivisa dagli iscritti FIAIP lo si deve, lo si verifica anche dal fatto che praticamente il Collegio Nazionale dei Probiviri non ha niente da fare, nel senso che le problematiche vengono risolte, è ovvio che in un'ampia collettività territorialmente diffusa, nel senso che non siete un'espressione, siete espressione del territorio e quindi delle diverse realtà territoriali, non tutte omogenee e spesso alcune difficili. Ebbene, in una vasta collettività come FIAIP è pure normale che ci possano essere momenti di conflitto locale, di qualche contrasto, ma poi si respira l'aria dell'appartenenza, per cui gli eventuali contrasti si risolvono nelle sedi provinciali o regionali. Noi non abbiamo avuto un solo caso per cui si è dovuto arrivare alla terza istanza in relazione alle procedure di deflazione di possibili conflitti territoriali. Questo è un dato positivo, perché significa che lo spirito di appartenenza è profondamente metabolizzato. Mi perdoni, mi scusi avvocato, ne approfitto. A proposito di appartenenza, pregherei le persone di rimanere in sala. Prego. Grazie. Quindi questo è un fatto estremamente positivo. La nostra attività come collegio nazionale si è indubbiamente estrinsecata in un contatto anche abbastanza frequente con i vertici nazionali, avendo tra gli altri compiti anche quelli di lettura armonica, logica, sistematica dello statuto. Ogni corpo normativo di regolamentazione può avere dei punti che possono essere necessariamente approfonditi, perché poi si deve trovare la sintesi nello spirito della normativa che regola un'associazione, e quindi il vostro statuto va in alcuni momenti omogeneizzato, perché rappresenta il punto di riferimento. Lo statuto è il punto di riferimento alto. I primi articoli del vostro statuto sono un programma altissimo che si ispira alla nostra Costituzione, ed è stato ulteriormente approfondito questo aspetto. Si ispira alla nostra Costituzione, quindi è un momento elevato di un settore economico, professionale importantissimo, che è la prima frontiera
della crisi e della ripresa. Passa da voi. Io ritengo che siate un unicum nella realtà italiana, perché siete territorio e centralità, unità di sentimenti e di appartenenza ramificata e presente. Siete molto più di un partito. I partiti non fanno i congressi, TIAIP fa il congresso. Fai il congresso con i rappresentanti territoriali di tutta Italia, ma questo è un miracolo. Gli altri non ci riescono, voi sì, voi siete molto di più. Molto di più e quindi siete un esempio. Poc'anzi sentivo un mio caro amico, perché voi spesso ignorate quanti amici e estimatori avete. Ho sentito poc'anzi, e mi ha pregato di portarvi un saluto, il presidente dell'ADN Cronos, Giuseppe Marra, il gruppo Marra, che è una grande agenzia di informazione, come voi sapete. Ma un altro amico di FIAIP, che voglio qui ricordare e che ci ha lasciato, era il professore Antonio Catricalà. Presidente di sezione del Consiglio di Stato, una mente eccezionale, un giurista raffinato, un amico di FIAIP, e lui era orgoglioso di essere amico di FIAIP, come tanti sono orgogliosi di essere amici di FIAIP, quindi vuol dire che questo dipende da voi. Se chi non appartiene a FIAIP si sente orgoglioso di essere vicino a FIAIP, dipende da voi. Voi avete realizzato questo incredibile successo a livello nazionale. Siete una realtà unica, siete esempio. Ed io, da non, ovviamente, e non potrei neanche esserlo come presidente nazionale dei Probabili, non iscritto FIAB, vi riconfermo il mio apprezzamento, la mia gioia di sentirmi parte, sapendo che voi siete esempio per gli altri e professionalità che chiede alla politica di esercitare senza ostacoli la professionalità e la legalità. La politica vi deve guardare come realtà da curare, non ostacolare. Voi non chiedete aiuto alla politica, che sia la politica a chiedere a voi aiuto, perché rappresentate l'esempio. Grazie. Direi che abbiamo la possibilità di concludere la mattinata con un attimo di anticipo. Nel pomeriggio sono previsti parecchi interventi, sono 14, quindi abbiamo un numero discretamente alto di interventi. Scusate, ogni tanto mi allontano dal microfono. E quindi vi ricordo la massima puntualità per l'inizio dei lavori alle ore 15. Vi lascio a questo punto liberi di andare. Chiedo scusa, ne approfitto.
tanto che non è ancora uscito nessuno. Inizieranno i lavori al pomeriggio con un intervento di Sabrina Cancellieri, delegata FIAIP Donna. Ho spoilerato.